Pungiglione Stabiese. Amici ed amiche, tifosi e tifose della Juve Stabia, benvenuti a questa nuova puntata del Pugile Stabiese, la numero 31 della 13ª stagione. Oggi parliamo di questo pareggio della Juve Stabia col Crotone e proprio in merito a questo pareggio io posso dire che il mio pensiero è mio, quindi diciamo non voglio imporre il pensiero a nessuno, però leggere un po' sui social, un po' nei gruppi WhatsApp di polemiche e di critiche feroci anche in alcuni casi, oltre diciamo consentito, no? Per una squadra che ha stravinto il campionato, per una società che ha portato avanti un campionato importante, una stagione fantastica, che ha vinto con 3 giornate d'anticipo questo campionato, e criticare per quello che è successo ieri in quel modo, no? Io ripeto, non ci sta, ecco, per il mio pensiero, però ovviamente ognuno può fare ciò che vuole, però io penso che sia esagerato, e questo fa capire come sia difficile la nostra città e come sia difficile in alcuni casi la nostra tifoseria in generale. Poi ci sono quelli innamorati e quelli amanti della Juve Stabia che capiscono determinate cose. Io aggiungo che personalmente avrei voluto vincere anche questa partita, io vorrei sempre vincere da tifoso, però poi entra in gioco anche un po' la razionalità, e la razionalità uno poi inizia a pensare, ma questi ragazzi hanno tirato la carretta, come si dice, sono stati sempre a denti stretti per tutto un campionato, si sono allenati anche quando non potevano, perché abbiamo saputo poi di Andreoni nelle ultime partite che non stava al meglio, Bachini altrettanto, Candellone che ha avuto dei problemi, cioè durante la stagione si sono avuti tanti problemi, eppure i ragazzi sono scesi sempre in campo e hanno sempre mostrato orgoglio e determinazione a difesa di questa maglia, per un obiettivo che sì era anche personale loro, ma comunque era principalmente la città. E quindi oggi parlare in un certo modo di una squadra che non ha onorato questa partita, che è una società che doveva rispettare i 7.000 paganti e oltre, e io dico a questo punto merito a loro che sono venuti, è vero, però se poi devono venire e pensare di poter dire e fare tutto quello che si sta dicendo, io penso che sia un po' assurdo. Vogliamo quasi dire allora facciamo una cosa, esoneriamo Pagliuca, esoneriamo Lovisa, cambiamo la squadra, cioè in maniera paradossale voglio dire, no? Cioè, per far capire che non si può passare da un estremo all'altro. Ieri era una giornata di festa, l'abbiamo detto anche nel pre-partita, personalmente io sono andato allo stadio rilassato, e questo perché? Perché il merito di questi ragazzi, ripeto, che ancora hanno fatto un campionato importante, dico, era importante anche per quelli che non hanno giocato, non le seconde linee, io dico quelli che non hanno giocato, perché diciamo il giocattolo funzionava bene in una certa maniera, e quindi squadra che vince difficilmente si può cambiare. Quelli che non hanno giocato sono stati al posto loro, hanno contribuito anche loro nella loro misura al raggiungimento di un obiettivo, perché ricordiamo Baldi, per dire, fino a un certo punto è stato il titolare, poi è stato sostituito da Andreoni, ma ci sono stati anche i contributi di tanti altri. Forino ha fatto comunque un gol importante, lo ricordiamo, no? Con la Virtus Francavilla, e comunque nelle occasioni in cui è stato chiamato in campo ha diciamo fatto la propria prestazione. La stessa cosa d'amore a Messina, ricordiamo che non ha giocato contro un certo Ragusa, quindi erano giocatori, io dico per dire alcuni, però ne potrei citare tutti, erano quelli che diciamo hanno dato anche loro contributo, e io penso che era giusto ieri fare anche passerella per loro. Poi tutto aggiungiamoci che per 75 minuti, anzi forse 70, 65 pure, qualcosa di meno, la Juve Stabia ha stradominato quella partita, poteva chiuderla con un 2-0 nel primo tempo e nessuno avrebbe potuto dire niente, e allora fa capire come diciamo i ragazzi si sono impegnati. Poi c'è l'errore, se vediamo Meret, che è un portiere di Serie A, fare un errore del genere, non vorrei capire perché Matteo Esposito non lo potrebbe fare, non lo doveva fare, anche lui se l'ha dispiaciuto, ma buttare la croce addosso a un ragazzo di soli 22 anni, che deve compiere fra poco, quindi questi 22 anni, ma che comunque nella sua carriera, io l'ho seguito a delle giovanili, non ha mai commesso errori del genere, e io penso anche qui sia troppo ingeneroso nei confronti di questa squadra, nei confronti di tutti.
Quindi questo è il mio pensiero, eh. Non voglio dire che il mio sia giusto e chi la vede diversamente da me sta sbagliando. È il mio pensiero, lo voglio dire con tutta la onestà e con tutta la tranquillità possibile. Io ieri sono andato a casa tranquillo, ripeto, avrei voluto vincere anche io contro il Crotone, che l'andata ha fatto quello che ha fatto, che magari non ci avrebbe dato, a parte invertite, ma quello non si tratta di dare e regalare. L'evoluzione della partita ha portato a questo. Se fosse finita 1-0, io secondo me tutte queste polemiche sarebbero andate a finire nel dimenticatoio, nonostante magari una prestazione non all'altezza nell'ultima mezz'ora, perché poi ci sono i cambi, si cambiano tanti meccanismi e tante situazioni, quindi è difficile mantenere un certo standard, un certo livello di gioco. Io saluto Daniele Sarago, che questa sera non c'è con noi, ma ci sono gli altri tre che sono a mio fianco, come sempre, quindi torniamo un po' al quartetto cedra di alcuni anni fa. Iniziamo da Mario Di Capua, a cui ovviamente do il buonasera e soprattutto chiedo il suo parere da giornalista navigato e tifoso di tanti anni come me. Mario, buonasera a te. Mi fa specie parlare di una cosa del genere, nel senso... una squadra che ha fatto 42 punti nel girone di andata, che 42, nel girone, Mario, di ritorno, quando? 42, sì, ho detto 42. Ah, sì, no, 40, sì, allora, sì, 42 punti nel girone di andata, sì, che nel girone di ritorno col pareggio di ieri è primo in classifica, perché ricordiamo ha messo a distanza il Benevento di 12 lunghezze, e quindi in questo momento la Juve Sabbia sarebbe prima anche nel girone di ritorno grazie al punto di ieri. È una squadra che ieri, è chiaro, in un clima di festa, ha festeggiato lunedì con 3 giornate di anticipo. Vero, tutti noi volevamo vincere col Crotone, perché era bello battere il Crotone, l'andata, quello che è successo, non è successo, però alla fine sono partite, il Mantova, dopo aver vinto il campionato con 4 di anticipo, praticamente ha perso le ultime 2, che cosa dovrebbero dire a Mantova? Cioè è un qualcosa di assurdo, è chiaro che ieri era bello con quel colpo d'occhio, con il menti pienissimo, con persone che non vedevo anche dal 2011, qualcuno che non ha mai visto lo stadio, ed è bello che ci sia questo. Io personalmente, per alcune esigenze familiari, a fine primo tempo sono dovuto scappare via. Vi dico che ci ho messo più tempo per poter uscire dallo stadio che non per prendere la macchina e tornare a casa, perché era pieno tutto, le scale erano strapiene, le scale proprio per arrivare, cioè era tutto stracolmo lo stadio, quindi dico ben oltre probabilmente anche gli 8.000 ieri allo stadio Menti, e quindi bellissimo che sia tornato quello. Pensiamo alle cose positive, è vero, ci è dispiaciuto non battere il Crotone, che praticamente io secondo tempo l'ho visto a tratti, sono riuscito quasi a vederlo tutto tornando di corsa a casa, però penso che non ha tirato in porto il Crotone, cioè ha tirato poche volte in porto, non ricordo onestamente, forse neanche negli highlights, parate, no, ha tirato sull'errore di Matteo Esposito. Esatto, c'è stato un errore purtroppo di un ragazzo che giocando da dietro, l'ha detto anche Pagliuca, che capita in Serie A, in Champions capita, figuriamoci che non possa capitare a un ragazzo di 21 anni davanti a 8.000 persone, chiaramente con l'emozione di giocare davanti a 8.000 persone, con una partita dominata, nonostante c'era un clima di festa. Ieri all'inizio del match in campo avevamo comunque 8/11 di giocatori che hanno giocato meno rispetto agli altri, vero è che Piscopo si è alternato con Mosti, vero è che c'è stata spesso anche l'alternanza in altri ruoli, Baldi ha fatto il titolare nella partita nel giorno di andata dove sono stati fatti 42 punti, sono stati dati 7 alle concorrenti in mezzo campionato, e questo campionato si chiude con 3 giorni di anticipo, mai nella storia probabilmente della Juve Sabbia è successo questo in Serie C, e non ricordo neanche se in altre categorie sia successo, in Serie D per esempio, quindi è da verificare, no, mai, questo mai, negli annali, mai, con mai, mai, anticipo, mai. Quindi giusto per capire che cosa hanno fatto questi ragazzi, ma onestamente ieri si era tutti rilassatissimi, figuriamoci i ragazzi dopo una settimana di festa, vero è che dalle altre piazze possono dire non è giusto questo per noi, però ci sta per tutti una situazione del genere, tra l'altro 75 minuti di dominio, praticamente inutile parlare di altro. Ieri hanno fatto il loro anche dei ragazzi che hanno giocato molto di meno, si è visto Picardi per la prima volta, si è visto in campo Garau, si sono visti Guarracino, tanti ragazzi. Sì, sì, per la prima volta Garau, si è visto Picardi dopo la Coppa Italia, dove avevano giocato anche i ragazzi Faccetti e Aprea, che ieri non c'erano, se non sbaglio, per
una concomitanza con i playoff più Natale qualcosa. Sì, qualcosa, cioè, comunque era difficile portarne più di 26, ieri l'avrebbe fatto giocare anche loro mister Pagliuca, e l'aveva detto prima della partita, e questa partita non si è neanche persa, tra l'altro, quindi per questo dico lasciamo stare tutte queste polemiche. Chi ieri è venuto per la prima volta dopo anni, chi non è venuto per la prima volta allo stadio, che rivenga, perché questa squadra davvero fa divertire e questa società lo merita per tutto quello che è stato fatto quest'anno. Il resto davvero sono polemiche sterili che lasciamo al tempo che trova. Poi è chiaro, ognuno può avere il suo pensiero. Anche io volevo battere il crotone ieri dopo quello che è successo all'andata, certo. Però se in campo è andata così, va bene così, non andiamo oltre su questo. E quindi... Mario, possiamo barattare un pareggio in casa col Crotone con la vittoria del campionato? Penso che sia giusto, no? Anche la cosa, io magari vorrei pareggiare le ultime 10, magari anche con la Salernitana, no? Mettiamo pure la Salernitana, perdere pure con la Salernitana in casa, però magari vinci il campionato. E salvarsi in Serie B. Esatto. Quest'anno siamo prima salvati, ricordiamolo, quindi non si sa mai che ci si salvi anche l'anno prossimo. E quindi pensiamo positivo e pensiamo alla Supercoppa, anche perché ricordiamo questa partita poi anticipa altre due che chiudono il campionato, e poi c'è la Supercoppa che secondo me questa squadra un altro sfizietto se lo vuole prendere. Candellone già l'ha vinta proprio contro di noi in quel 3-0 famoso a Pordenone, dove fece proprio il primo gol di quel 3-0 che poi portò la Supercoppa a Pordenone, l'ha vinta anche Lovisa. Chissà che quella Supercoppa non possa essere un altro grande cimelio nella bacheca gialloblu. A te, Mario. Eh sì, Mario, perché poi guardando un po' la doppietta è successa nel 2011 con la promozione con i playoff e la Coppa Italia, chissà che magari nel 2024 facciamo un'altra doppietta, fra l'altro con la Supercoppa. E c'è anche un 2004 che è molto assonante col 2024 in Serie D, dove ci fu una bella doppietta, quindi chissà che non possa anche perché poi, come hai detto tu, la Supercoppa è un titolo che non abbiamo mai avuto, e chissà che poi arriva anche il riconoscimento, lo diciamo sempre, dello scudetto, no? Quella Italia non ha liberata, quindi tutta quella situazione sappiamo bene che il nostro piccolo triplete con tanto sabbiamore potremmo definirlo, se arriverà. Sì. Io volevo, prima di dare la parola a Natale e a Giovanni, volevo leggere un po' il messaggio, che non è più una maglia dell'anonimo, quindi diciamo messaggio di Max, no? Però lo leggiamo, di Max Dapice, di Massimiliano Dapice, proprio per non rompere, no, quello standard, anche perché poi per l'anno prossimo dovrà essere, diciamo, una continuazione di questo, perché poi, come hai detto tu, Mario, dobbiamo parlare sempre di salvezza, poi magari vediamo se con questo discorso avremo il bianonimo, l'anonimo di Serie B, il bianonimo. bianonimo. C'è il biadesivo e c'è il bianonimo. Allora, leggendo quindi questo messaggio di Max, dice: ed è ancora sempre e solo così, Belic, la prima partita in casa da promossa in Serie B, partita da godersi tutto ad un fiato, gioia infinita, stadio stracurvo, bandiere, cori e fumogeni, poi parte la ola. Ecco, questa è un'altra cosa bellissima. Sembrava non fermarsi mai. Sorrisi, stretti di mano, abbracci, una vera e propria festa. Un momento per rivedere i tanti stabiesi sparsi per l'Italia e non solo, far ritorno a casa. Emozioni che ti restano per sempre. Cesena e Mantova, ci divertiremo ancora, il sogno continua. E quindi racchiude un po' tutto quello che è stata la serata. Vabbè, diciamo, anche questo è un messaggio sublime da parte di Massimo Dapice, davvero, che racchiude quello che abbiamo visto ieri, ed è appunto una gioia di festa, e con questi commenti diciamo fuori dal cuore in un certo senso, secondo me la stiamo un po' rovinando la festa. Godiamoci questo momento, godiamoci anche il momento col Piceno, che ci sarà la premiazione, non pensiamo al risultato, diamo spazio a questi ragazzi, diamo merito anche a questi giovani che hanno bisogno di un applauso, hanno bisogno di un po' di calore, perché comunque hanno fatto il proprio dovere. Nella storia c'entrano anche loro. Io ricordo un certo Bergomi che vinse il campionato mondiale dell'82 senza giocare una partita, quindi non sempre devi per forza essere protagonista in campo, lo puoi essere anche negli spogliatoi. Abbiamo visto ieri Gerbo, quello che ha fatto per 60 minuti, comunque ha dato il suo contributo ieri in campo, ma l'ha dato tutto l'anno anche come punto di riferimento, diciamo, nei momenti difficili lui ha alzato un po' l'asticella, ha cercato di tenere su il morale, ecco, lui, Mignarelli e tanti altri, quindi diciamo che questi ragazzi meritano tutto e non meritano, diciamo, secondo sempre il mio parere, attenzione, tutte queste polemiche. Il messaggio deve passare, è vero che non ci è piaciuto pareggiare, magari ci sarebbe piaciuto vincere perché è una giornata di festa, però ripeto, l'importante è quello che hanno fatto, che ci hanno riportato in Serie B, e l'anno prossimo io penso che questo non faccia cambiare idea
di fare comunque un abbonamento, perché questa società merita ovviamente l'aiuto di tutti e magari anche del comprensorio, perché la USAP è di Castellammare, è la della città di Castellammare, ma di tutto il territorio che ci circonda. Continuiamo con Natale Giusti e pensiero anche suo, Natale, che cosa vuoi dire? Certo, Mario, buonasera a te, buonasera alla nostra Daniela che non è qui con noi stasera e a tutti i nostri web spettatori. Dico anche la mia su quello che abbiamo visto ieri sera. Ieri sera doveva essere soprattutto una serata di passerella e di festa per quella che è stata la cavalcata travolgente della Juve Stabia in questo campionato. Il giusto tributo che i 7.000 e oltre che hanno gremito ieri gli spalti del Romeo Menti dovevano appunto riversare sulla squadra. E poco importa, sinceramente, di quello che poi è stato il risultato finale di questa partita. Anche noi, ma tutta la gente che ieri è accorsa al Menti è andata allo stadio con uno stato d'animo diverso, con uno stato d'animo molto rilassato, con la voglia di fare festa e di celebrare questi giocatori della Juve Stabia, che veramente forse non si è ancora capita la portata di questo capolavoro che è stato creato da Pagliuca, dal direttore sportivo Lovisa, da tutta la stessa società, ma dai calciatori che sono i protagonisti principali che vanno in campo nei 90 minuti e passa di ogni partita. E nonostante la Juve Stabia sia comunque scesa in campo con 8 undicesimi nuovi rispetto alla gara con il Benevento, poi nel finale i giovani in campo sono diventati veramente tanti. Nonostante tutto ciò, comunque si è vista in campo una squadra che ha tenuto in scacco questo Crotone praticamente per 70-75 minuti, perché non è stato solo il gol di Bellic nel primo tempo, ci sono state almeno altre due o tre azioni in cui la Juve Stabia poteva legittimare ancora di più il risultato e passare sul 2-0, magari già alla fine del primo tempo. E a niente vale quell'errore di Matteo Esposito, che ecco, resta un episodio che abbiamo visto capitare nella costruzione dal basso anche per le squadre di Serie A, quindi assolutamente da non colpevolizzare il calciatore, perché la serata doveva essere di festa e tale è appunto rimasta. E a parere mio, questo è il mio parere personale, non bisogna assolutamente criticare questa scelta di Mister Pagliuca di partire con 8 undicesimi nuovi rispetto all'ultima gara con il Benevento, che ha dato praticamente il suggello finale a questa impresa della Juve Stabia, anche perché poi per tutto l'anno non ci siamo mai soffermati sulle individualità di questa squadra, ma sempre sul valore del collettivo, sul valore di questo gruppo che è andato al di là di ogni risultato prevedibile. E quindi anche in questa occasione, secondo me, dopo aver ottenuto questo grande capolavoro, questo grande risultato della promozione in Serie B, era giusto ed è giusto che capiti anche nella partita con la Virtus Francavilla e con il Picerno, quando ci sarà la grande festa della premiazione da parte del presidente della Lega Marani alla Juve Stabia della Coppa, che in questo caso è appunto dedicata ai vincitori del campionato stesso. È giusto che sia dato spazio, secondo me, anche a coloro che hanno fatto meno minutaggio, che hanno giocato di meno, proprio perché è il collettivo, è quel gruppo di cui parla sempre Pagliuca, che ha vinto questo campionato e non le singole individualità. E poi comunque nella partita di ieri sono emersi alcuni diciamo fattori fondamentali di cui Mister Pagliuca terrà conto per quelle che poi sono le ultime tre gare importanti di questa stagione, vale a dire le ultime due gare, anzi importanti di questa stagione, che si disputa, che si avrà appunto con la Supercoppa, la competizione che la Juve Stabia vuole tentare di fare sua nel mese di maggio. E queste gare servono anche a questo, a capire chi delle seconde linee, anche se è brutto parlare di seconde linee, può essere considerato in queste partite che chiuderanno poi la stagione della Juve Stabia. Perché, per esempio, ieri a me sono piaciuti tantissimo Piovanelli e Piero Bonne, abbiamo parlato anche nella conferenza stampa post gara, oltre a Gerbo, e soprattutto i primi due, Piovanello e Piero Bonne, ma anche lo stesso Gerbo, purtroppo si gioca in 11, si gioca solo in 11 e non hanno potuto trovare spazio. Ricordo che Piovanello ha comunque deciso alcune partite importanti, ricordo l'ingresso a Monopoli, ma anche altre partite. Lo stesso Piero Bonne, che è stato probabilmente il migliore in campo nella partita con l'ACR Messina, quando era squalificato Buglio. E quindi tutto questo ci può aiutare a comprendere anche quegli elementi che possono completare, ecco, la rosa nella partecipazione a questa competizione che si avrà a maggio, che può essere. Può diventare il fiore all'occhiello, senza dimenticare che comunque il capolavoro è già stato fatto ed è questa promozione in Serie B che sinceramente era
assolutamente imprevedibile ad inizio stagione ed è stata giustamente festeggiata ieri e lo sarà anche con la Zeta Picendo nell'ultima giornata. A te Mario. Tutto chiaro, anche tu Natale sei allineato con noi e non poteva essere diversamente, perché io penso che il buon senso sia questo, poi ripeto, ognuno fa ciò che vuole della vita, se volete venire allo stadio ben venga, se non volete venire siete liberi di farlo, io vi invito però a venire perché diciamo ecco, aver visto i ragazzi quest'anno lottare, noi l'abbiamo visto anche quando diciamo nei campionati un po' così così, possiamo dire che effettivamente quest'anno c'è stato qualcosa di magico e poetico quasi per quello che hanno fatto in tutta la stagione. Arriviamo a Giovanni Donnarumma, il nostro ultimo, il nostro Raul Bova. Buonasera direttore, buonasera ciao, a Raul. Voi in studio, ciao, ciao a voi da Hollywood direttamente. No, no. Un saluto alla nostra Daniela, un abbraccio a lei stasera. Assente con noi, un saluto a tutti i web. Assente giustificata, Giovanni, possiamo dire? No? Assolutamente sì, assolutamente sì. Anche ai tantissimi già al nostro ascolto in visione, tantissimi messaggi, c'è già chi critica più o meno l'introduzione di questa puntata, però io voglio difendere il discorso del direttore, voglio difendere il discorso di tutti noi, mi accomuno e mi collego anche io alla sorpresa in negativo che ho avuto nel leggere sui social e anche su altre pagine di colleghi che cercano di fare il nostro mestiere, tra virgolette, mestiere hobby nel migliore dei modi, calcare un po' troppo la mano su quella che è stata la prestazione di ieri. Noi abbiamo vinto un campionato a 3 giornate dal termine, in altre piazze se lo sognano. Non siamo riusciti ieri, almeno nella minima parte, che poi la stragrande maggioranza è venuta lì con lo spirito giusto per festeggiare, perché era quello lo spirito giusto, perché essere anche critici nel passaggio, nel retropassaggio, nel gol subito, nel pareggio finale, mi sembra un qualche cosa di troppo forzato rispetto a quello che i ragazzi, il mister, la società, tutti hanno portato in dote, attraccando Itaca, la Serie B dopo 4 anni in maniera esemplare, in maniera unica, in maniera che nessun'altra squadra se lo poteva sognare in Serie C. Cioè Cesena ha speso un sacco di soldi ed era già in Serie C a luglio scorso. In Mantova probabilmente ha fatto un miracolo simile alla Juve Stabia, ma comunque ha una piazza molto importante anche dal punto di vista diciamo mediatico. Castellammare ha fatto un miracolo, Castellammare andava applaudita appena dopo Benevento e ieri dovevano essere solo applausi e oggi solo complimenti. Parlo con un tono un po' più alto e arrabbiato perché mi sento veramente arrabbiato da tutto quello che ho letto stamattina. Non ci sto nella maniera più assoluta, però so che una minima parte, il 99,9%, è venuta lì a festeggiare, a tributare una squadra che ha vinto, lo ripeto, perché forse, come diceva Natale, noi ancora probabilmente non abbiamo ancora capito la Juve Stabia quest'anno cosa ha fatto. Veramente non abbiamo ancora capito, lo ripeto, cosa ha fatto la Juve Stabia quest'anno, tornando in Serie B, stradominando un campionato con tante società che sono rimaste con tanto di bocca aperta per capire che cosa sta combinando la Juve Stabia quest'anno, che poi di facciata hanno voluto nascondersi, e la fortuna e la continuità e il poco infortunio ai calciatori, e gli è andata bene perché ha avuto il rigore, perché gli è andata bene e ha segnato 1-0. La Juve Stabia ha vinto il campionato perché ha avuto dei meriti incredibili, non solo in campo, anche fuori, perché è stata sempre accompagnata da un tifo incredibile, da una curva che ci ha creduto sempre, da noi che abbiamo fatto sempre squadra, e i risultati arrivano solo per questo motivo qua. Se in una partita di festa si va a vedere il pelo nell'uovo, sinceramente, probabilmente, quasi sicuramente, non avete visto le gare dell'anno scorso, 2 anni fa, sì, di come si è sofferto tutti, e quindi se oggi c'è chi critica è perché non conosce il passato, me ne assumo le mie responsabilità, il mio pensiero come il vostro, però veramente non ci sto, perché ieri doveva essere, ed è stata una stragrande maggioranza, una serata di festa, e oggi doveva essere tributata ancora di più. Ci aspettano ancora delle giornate di feste che possiamo permetterci solo noi, forse questo non è chiaro, e solo la Juve Stabia in questo momento può festeggiare da qui a maggio anche per la Supercoppa, perché si gioca un altro trofeo importante. Bisognerebbe essere contenti, non dormire per la contentezza. Qui invece si va a trovare, io direi pure fino ad agosto, Giovanni, è ad agosto, perché poi è una cosa che davvero io non vedo, non vedo limiti alla, io non vedo limiti alla festa, non vedo limiti, sì, perché ci dobbiamo porre dei limiti e andare a trovare dei problemi, ecco, questo non riesco a capacitarmi di tutto quello che ho letto stamattina, quindi questo era il mio pensiero, e vedo anche dai messaggi che sono sì, leggiamo, ora li leggiamo, vai Mario, vai, perché effettivamente anche io
come dicevi tu, mi hai dato l'input, fammi vedere che cosa stanno scrivendo, sono allineati comunque con noi, quindi tutti quei... Poi diciamo, sì, sì. Non sono d'accordo con l'introduzione perché non dovevamo dare spazio a questa persona, però io volevo esternare un po', ecco, quella delusione, no? Nel sentire, nel leggere, ma perché non l'abbiamo solo letto sui social, anche per strada mi hanno fermato alcune persone, no? E quasi io rimanevo incredulo, cioè, ma che, cioè, di che cosa stiamo parlando? Cioè, non lo so, guarda, davvero rimane io, comunque, allora, c'era qualcuno direttore, che rimane comunque il discorso, non aveva restituito qualcosa, sì, sì, ecco, anche ecco, noi ecco, vole, onestamente dire. La partita poi la Juve sempre meritava di vincerla, lasciamo stare, sì, sì, beh, minuti, poi si è attaccato di meno, però con tanti ragazzi in campo. Ma quello che voglio dire non è una cosa già diciamo predeterminata. La partita stava andando verso l'1-0. Ora dipende, non voglio dare la colpa a Matteo, perché se noi avessimo fatto già 2-0, è stato un episodio negativo. Quello di Matteo finiva 2-1, quindi ecco, questo perciò dico, non diamo solo la colpa a Matteo. Abbiamo avuto ancora tante occasioni per raddoppiare, non l'abbiamo raddoppiata. Gli attaccanti hanno sbagliato parecchio. È stata una partita così, dico, però se finiva 1-0, tutte queste persone avrebbero parlato diversamente. Questo è quello che dico io. Siamo troppo legati al risultato. È una partita che non ha giocato in totale relax. Io poi volevo leggere proprio su ci siamo un po' messaggio, troppo imborghesiti di Mario, ci siamo troppo imborghesiti all'improvviso, non bisogna essere così. No, ma poi voglio leggere proprio messaggi di Fabio in 13 anni, esatto, quello è bellissimo. Questo è infatti il messaggio che io ho detto anche prima della partita, cioè io sono andato allo stato bello tranquillo, e infatti lui diceva io oggi ha già variato, cioè senza, oddio, mi sono divertito per 98 minuti dopo 7 mesi di tensione, finalmente una partita in totale relax. Ma cioè, questo ma perché in totale relax? Perché loro hanno fatto già quello che dovevano fare 3 giornate prima, esatto. Cioè, quindi noi siamo andati allo stadio belli, tranquilli, era lo stato d'animo di tutti, ma non è bello così lo stesso, cioè, assolutamente, siamo così deve essere, poi, no, stesso, poi per 65 minuti abbiamo visto anche grande spettacolo, perché ricordiamo il Crotone, a differenza di quello che dice Zauri, non ha fatto nulla, perfettamente nulla, con dei ragazzini nostri in campo, ragazzini tre anzi mi ha sorpreso in maniera negativa il Crotone, io pensavo che veramente stesse alla, diciamo, è qualcosa che non va male, ma sta molto peggio secondo me, infatti adesso sono arrabbiatissimi contro il Crotone, anche perché alla fine, se noi pensiamo, con in campo ragazzi che la rosa non ha mai visto il campo in campionato, Picardi, con Garau, tutti i ragazzi che c'erano in campo come Garau, cioè loro non hanno attaccato, cioè, erano fermati, spaventati dalla, dalla, chiaramente dalla piazza, dalla, tutto il calore che c'era, dalla, però per far capire questa squadra quello che ha fatto nella mente di tutte le avversarie, cioè tutte queste squadre hanno paura della Juve Sapia di quest'anno, perché è una squadra che ha stracciato un campionato e dominato contro tutti, e quindi cioè ieri, cioè a 3 giornate dalla fine, ieri Benevento e Avellino si sono giocate il secondo posto, rendiamoci conto dire, dell'impresa fatta da questa squadra, basta solo pensare a questo, a 3 giornate dalla, cioè a un mese dalla fine del campionato, quasi a 3 settimane, Benevento e Avellino che insieme hanno speso 30 milioni di euro, 20 volte quello che ha speso la Juve Stabia, si sono giocati il secondo posto a 10 punti, anzi a 11 punti di distanza, chiaramente ora sono 9 per una e 12 per l'altra, però giusto per far capire l'impresa di questi ragazzi, Mario. Ma lo stesso Crotone, Mario, è il terzo budget per investimento di questo campionato, quindi teniamo conto e vediamo contro chi è andato sotto, contro praticamente tanti ragazzini ieri nei primi 60-65 minuti della partita. Leggiamo alcuni messaggi, c'è Massimo D'Apice che dice buonasera ragazzi, che serata indimenticabile, ecco questo è lo spirito giusto, Giovanni Di Capo, buonasera amici, un saluto particolare al grande Boris Molinari, quindi lui si proietta già al prossimo ospite, ma ne abbiamo un altro importante altrettanto, Mario Sempre, buonasera a tutti voi da Partita Franca, con il sempre con voi, e grazie a te. Poi Antonio, sera campioni giornalisti, grazie. Antonio. Poi c'è Valeria Longobardi che ci saluta, buonasera, buona B. Valeria. Poi Vincenzo Ferrara, ciao Mario, siamo grandi con pure Giallo Blu. Dario De Martino, abbiamo fatto un campionato perfetto, assolutamente d'accordo con te Dario. Poi Giovanni Di Capo, ieri è stata ancora una buona partita giocata dai nostri calciatori, specialmente nel primo tempo, le critiche fatte sono solo chiacchiericcio sterili. Questo diciamo siamo d'accordo con te. Poi Michele Palumbo è tutto invidia Mario, alla fine abbiamo vinto noi, rosicate. E quindi diciamo che è chiaro il messaggio. Poi Salvatore Tuccio, buonasera Mario, per me sono i tifosi della festa, non i veri tifosi. E Salvatore, il problema è che qualcuno non era il tifoso della festa,
di quelli che ho incontrato per strada, quindi ripeto, perciò ci sono rimasto davvero male, cioè, dicevo, forse sono io che non capisco. No, cioè... ma molti tifosi, no, attenzione, non è, io concordo con te, anche no. Il tifoso dello Zoccolo Duro, il 60, non dico il 60%, però 4 su 10 sono, cioè, volevano vincere contro il Crotone perché giustamente. Ma volevamo vincere anche noi, Mario, non è quella che non ci avrebbero mai regalato un punto dalle altre volte. È la mancata vittoria quella che ha scatenato tutto. E poi è chiaro che però, cioè, dicevi, Gianni, che stai dicendo, Gianni? No, dico, la mancata vittoria quella che ha scatenato tutto. Sì, perciò se era 1-0, però è il contorno che però non va dimenticato, ecco, che volevo, cioè, voglio dire, doveva essere sì una lamentare, ma limitata a quella sera, ieri sera, ma non lo puoi esternarlo addirittura. Forse Giovanni può aver influito anche quello che era accaduto extracampo, diciamo, nella gara d'andata, però anche in quel caso quelle sono cose che, diciamo, nascono sul campo e muoiono sul campo, e comunque certo, non è che un girone dopo, infatti non è una cosa da tifosi, è una cosa anche tra loro che è successo, infatti, non è che si va a rivangare quello che è successo un girone prima. Ma insomma, voglio dire, sì, no, assolutamente. Andando a leggere altri messaggi, c'è Vincenzo Ferrara ancora, dice: dobbiamo vedere il mente sempre così, pieno in B. Assolutamente, sì, questo è l'obiettivo che bisogna raggiungere. Poi Francesco Trambolino, buonasera carissimi, ieri sera tutto spettacolare, non ascoltiamo i presenti che erano lì solo per la festa, avanti Stabia. Poi Francesco De Martino, sera a tutti, forza Stabia sempre. Raffaele Esposito, ragazzi buonasera a tutti voi, un saluto al direttore Marevolo, sono d'accordo con te, grazie Raffaele. Poi Pasquale Fusco, buonasera dottoressa Daniela, purtroppo non c'è Pasquale. Mario, Giovanni, Natale e Mario, siete super, grazie. Ciao Pasquale, grazie. Grazie Pasquale. Assaggi. Dobbiamo sempre andare a mangiare a casa di Pasquale, vabbè, penso che ormai non andremo a mangiare più a casa di Pasquale. Poi Bari quando dista, Bari se si salva. Bari, vabbè, non lo so. È un po' lontano. Partiamo un po' prima. Sì. Giusto per questo. Antonino Sirico, buona serata Mario. Ciao Antonino. Michela Migliore, ma voi, ma non vi siete annoiati gli ultimi 20 minuti? Io sì. Michela, diciamo che ci siamo annoiati, perché magari effettivamente questo è stato fatto. Noi non lo vogliamo nascondere questo, però arrivare a criticare mancanza di rispetto, hanno fatto il giro del campo ma che non l'hanno fatto a fare, non lo so, no, vabbè, io questo sono cose fuori luogo, assolutamente. Cioè, sicuramente i 20 minuti sono stati gli ultimi 20 minuti proprio non gioco, è chiaro. Quindi, è anche vero che in queste gare di fine stagione questo succede, quando ci sono delle squadre in campo che lottano ancora per degli obiettivi. Sì, ma sì. Abbiamo un credito enorme, una vittoria interna senza uno spettatore contro il Taranto. Noi abbiamo un credito con tante partite vinte, esprimendo del gioco incredibile. Battute ancora in casa, l'ultimo quarto d'ora, 20 minuti in una partita dove la Juve Stabia era già promossa in Serie B con 3 che non contava niente per la Juve Stabia, ricordiamo. Io capisco il rammarico di chi probabilmente alla festa avrebbe voluto unire il risultato, ma tutti volevano unire. Sicuramente. Non è arrivato, ma lo dobbiamo vivere nella pace proprio assoluta di un campionato ormai vinto. Mettiamoci anche un po' nei panni mentali dei calciatori. Salvatore Valone che dice buonasera, contato pure il giallo brillo, salutiamo. Onorato Ferdinando, sera Mario, sera a tutti voi da Ferdi di Stabia, grazie. Ferdinando. Poi Francesco De Martino, sera a tutti, forza Stabia sempre. Fabio Accarino, l'abbiamo già detto. Liberty Esposito, buonasera, abbiamo fatto un piacere al Crotone, mentre non meritavamo per quello che hanno fatto a Petrazzuolo, l'andata. Io dico, queste cose qui restano a chi le fa. Poi diciamo, c'è sempre tempo, la ruota deve sempre girare. Non era questo il momento per restituire pan per focaccio o altre situazioni. Anche perché mi sembra che la grande dirigenza del Crotone non mi sembra di non aver visto nessuno in tribuna. Non era presente. Sì. Poi Antonietta, io direi a Francavilla di confermare Esposito, tranquillità assoluta, siamo imbattibili, vinceremo. Perché no? Colorado Ferdinando, alla prossima, sono al lavoro turno di notte, buon lavoro Ferdinando, grazie per il messaggio. Fratello Mollo, secondo me è inutile dilungarsi sulle chiacchiere da bar di pseudo tifosi, giuste le scelte del mister in comunione col gruppo sicuramente, risultato finale è merito dell'intero gruppo e basta, chi non arriva a capire meglio stia chiaro. A casa, assolutamente d'accordo con te. Questo è sicuramente un ragionamento di squadra di gruppo. Sì. Fabio Accarino ancora dice:
Fabio Accanito ancora dice: buonasera ragazzi, per me ieri è stata una giornata in totale relax, stavo da Dio in curva, mi sono divertito senza l'assillo del risultato, una goduria. L'abbiamo anche visto prima della partita, era già in relax prima, qualche ora prima, è venuto anche da noi a salutare, una bella maglia gialla con la B sopra. E ha fatto delle foto bellissime proprio, hai detto una maglia gialla con la B sopra, però oggi abbiamo stasera un altro tifoso che abbiamo sempre ascoltato altre volte, lui sta una parte anche da inviato, magari... ci ha fatto anche da inviato. Ma poi magari andremo a casa sua. Si è avverato questa cosa. Gialla con la scritta blu, lui ce l'ha blu con la scritta gialla. Siamo parlati di Daniele Lungo. Buonasera Daniele. Buonasera a tutti. Ciao Daniele, buonasera, ciao. Allora, complimenti per la maglia, Daniele, complimenti per la maglia, bellissimo. Addirittura tu hai voluto prima la B in città, dove sei ora, e poi tornata anche qua. È stata concomitanza fondamentalmente, perché loro domenica e noi lunedì. Comunque sei l'uomo delle due serie B, praticamente. Sì. La doppia serie B. Per due B in un anno. Allora, ma tu che fai? Ieri stavi alla festa? No, stavo qui a Mantova. Ieri stavo qui. Io sono stato a Castellammare col Benevento. Scelto il lunedì giusto, proprio quello. L'hai bruciato bene. Sì, ma se ricordate, io lo dissi che a Benevento ci saremmo giocati il campionato. Confermo. Arriviamo sui 9 punti, siamo arrivati a 11, meglio ancora. assolutamente. Ecco, invece, che cosa hai provato tutta la televisione vedendo un po' la partita, analizzandola, dominio assoluto fino al gol di... le emozioni sono sempre... Allora, partiamo dal presupposto che la Juve Stabia a me personalmente dà emozioni anche se gioca male, basta che ci sono quei colori gialloblu in mezzo al campo. Sentivo di polemiche che secondo me lasciano veramente il tempo che trovano, perché davvero criticare la partita di ieri, dopo che per 75 minuti fino all'errore che ci può stare di un giovane, criticare la squadra o l'allenatore o la scelta di pareggiare la partita, che poi non è una scelta fondamentalmente, è lo sviluppo della partita, è lo sviluppo della partita, perché il Crotone, dopo aver pareggiato, si è messo tutti e 10, compreso il portiere, l'allenatore e la panchina, per non farci giocare più. Secondo me criticare non è una cosa giusta, soprattutto perché abbiamo vinto un campionato con 3 giornate di anticipo contro corazzate che hanno speso milioni e milioni, e noi critichiamo. A volte mi invoglia di dire: è meglio avere 3-4 mila persone allo stadio e non 8 mila. Sì, per il fatto magari del tifo, però la società è importante avere 8 mila allo stadio. Assolutamente, quindi. Assolutamente. No, ma io non... ho capito qual è il concetto, figurati. Del tifoso che è occasionale, perché gli occasionali fanno bene comunque, perché tutti gli stadi, in tutte le curve, in tutti gli stadi italiani, la presenza degli occasionali c'è sempre. Sì. Con quello fai spettatori, perché se aspetti lo zoccolo duro fai fatica ovunque. Sì. Ecco, c'è Fabio Accarini, dice: Daniele, hai fatto scopa B su B. Certo. L'ha fatto apposta, perché così può vedere una partita sicuro lì, oltre a quella che viene. Diciamo che campionato proprio ricco. Diciamo che faccio anche il tifo per il Padova o per la Triestina, così mi faccio 12 trasferte nei dintorni. Ma io ero gol di Belic, ma ieri c'era quello di Belic a Mantova, è successo qualcosa, c'è stato un fuggi perché si sentiva delle urla, qualcosa lì dalla... No, nel palazzo mi conoscono bene, poi ho messo anche la bandiera fuori al balcone. Uno degli ultras del Mantova che c'ha il mini market giù da me, e questi giorni abbiamo chiacchierato abbastanza, quindi abbiamo parlato tanto. Ok, bello.
C'è Vincenzo Egelio che dice buonasera a tutti, ci saluta Francesco De Martino, sera a tutti ancora di Vestabia, forza sempre. Poi Alessandro Lombardi, forza di Vestabia da Piacenza, e quindi anche da, diciamo, dalle parti, non dico tue, però Piacenza più o meno è abbastanza vicino. Poi Sandro Coscarelli, meglio i soliti 4-5 mila, tifosi della festa non li vogliamo, sono anche quelli che dominano l'entusiasmo e il clima di chi un anno intero fa sacrifici. Forza Stabia sempre, lo stadio va riempito sempre, non solo quando si festeggia. Questo è il discorso, bisogna riempirlo sempre, non solo quando si festeggia. Però facciamo venire la gente allo stadio, attenzione. No, ma la gente deve venire allo stadio, assolutamente. Ma non è, dobbiamo educarli, Daniele, dobbiamo educare a capire. Però, che però io credo che... Io credo che Giovanni ha detto una cosa giusta quando diceva, forse ci siamo, vi stavo sentendo da dietro le quinte, forse ci stiamo un po' imborghesendo, forse la butto lì, prendetela per una cosa lì, forse dobbiamo alzare un po' l'asticella, nel senso che forse a questa gente gli è venuta troppo, si sono assuefatti alla Serie B, abitudine. Quindi per loro è diventata un'abitudine, quindi vorrebbero qualcosina in più, chissà, forse, boh, non lo so. Ma se si alza l'asticella e poi si fa il giro sulla giostra, poi si vuole alzare ancora l'asticella, vuole andare in Europa, poi alzare l'asticella, e non apriamo più. Bisogna sapersi accontentare, io dico, e realizzare quello che è la realtà di Castellammare, la forza non solo economica di tutto il comprensorio, ma anche la forza di, a livello di pubblico, lo stadio e tutte le situazioni. Per me, io dico, l'anno prossimo per fare la Serie B, per me è come se io andassi a fare la Champions. Quindi no, io voglio fare 10 anni di Champions League fatte per bene, fatte come dice Fabio Accarino, rilassati in alcune circostanze, in alcune circostanze invece divertiti per il gioco, cambiato bello dignitoso di Serie B alla Cittadella, stile Cittadella, no? No, ma poi con squadre anche Cittadella si è fatto un paio di finali, una finale, una semifinale playoff, no, ma poi con squadre che nobili che scendono dalla Serie A e viene l'ex calciatore importante che ci gioca ancora, e quindi tu vedi questo, cioè, per me io mi accontenterei, cioè, chiedere troppo? No, sarebbe ottimo. Ma la realtà nostra può ambire a tanto. Il problema a Castellammare e soprattutto di strutture, non avere un centro sportivo di allenamento, non avere uno stadio nemmeno di proprietà ma in gestione alla società, sono cose che ti penalizzano per fare dei discorsi un po' più grandi. Quello è il discorso, perché poi con un po' di programmazione e con le giuste competenze penso che nulla è impossibile. Il problema, ripeto, è il discorso delle strutture che mancano a Castellammare. Se voi pensate che fino a 7-8 anni fa lo stadio Menti veniva usato anche dalle scuole calcio, non penso sia, ma nulla togliere alle scuole calcio, attenzione, però creare dei centri sportivi che siano comunque che diano sfogo a società anche minori, non solo alla Juve Stabia. Quello che manca a Castellammare, secondo me. Ecco, un capo d'allenamento pure per la Juve Stabia, lo stesso, deve sempre stare sul manterboso del Menti, magari per non consumarlo anni, troppo. Cioè, ogni 4-5 anni stiamo facendo il manterboso del Menti. Un motivo c'è. Sì. È super sfruttato. Luigi Daffi del Gao dice buonasera con un po' di balbuzia a tutti, questa B che incespica all'inizio, no? Poi c'è Francesco Padovano, caloroso saluto a Molinari. Francesco ancora non c'è, ma fra poco sarà collegato con noi. Vincenzo Igeni, dove si dovrà organizzare per l'anno prossimo, chi rimarrà secondo voi? Vincenzo, faccela godere ancora un po' questa tranquillità, nel senso di capire. Ci sarà tempo per una quindicina rimarranno, poi gli altri saranno una decina. Sicuramente Mario, possiamo dire, l'ho visto già al lavoro, ma se già da un po' di tempo. Sicuramente. Avendolo visto all'opera a gennaio, sul mercato di gennaio, penso che stia già lavorando da un mese. Esatto. E poi con il budget che si amplia chiaramente per la Serie B, penso possa lavorare. Lo diciamo, però, con tutta tranquillità, rispetto all'attuale rosa, 8-10 elementi devono essere un po' di livello superiore, perché la Serie C è una cosa, la Serie B è un'altra. Ora dire chi deve restare, chi deve andare, non spetta a me, e sarebbe diciamo non giusto da parte mia fare i nomi di chi deve rimanere e chi deve andare via, perché poi si dovrebbe dare poco valore al campionato di chi dico deve andare via, perché molte volte magari ci saranno anche calciatori che andranno via con anche un po' di rimpianto, quella cosa di dire
lo devo far andare via, perché effettivamente mi serve il posto libero per mettere qualcuno, se no, altrimenti io me li terrei tutti, dal primo all'ultimo, se possiamo aggiungere, sia come normativa ma anche come diciamo budget, che poi c'è il budget della società, io li terrei tutti questi, perché per ringraziare per quello che hanno fatto, onestamente devi dargli la possibilità anche di giocare, poi fra l'altro, perché se lasci Lega Pro da vincenti del campionato, possono giocare sicuramente, tranquillamente, ma non penso possono andare squadre cioè da dire che in B non hai il vincolo per forza dei 25, vista la politica della USA, nel senso 18 devono essere under 24, cioè 18 over 24 puoi mettere, e poi gli altri limitati, quindi diciamo per esempio già Durante va dentro in questo novero degli illimitati, Leone, Bellic, ci sono tutti i giocatori che già puoi tenere in quella, non nella lista per forza dei 18, ma in quella ampia. Quindi vabbè, poi ci sarà tempo e modo di verificare tutto questo, anche perché penso che arriveranno tante sirene per i ragazzi che hanno così fatto bene, quindi vediamo se si riesce anche a tenere tutti. Lungo è difficile dover sacrificare qualcuno per poi fare anche altre scelte. Ma sicuramente poi cercheremo noi, nel momento in cui entra in vivo la situazione, di tenervi aggiornati. Ci proveremo, ci riusciremo, non ci riusciremo. Questo non è dato da sapersi dura. Poi c'è Cino Scelzo, buonasera a tutti voi. Fare giocare chi ha giocato poco è stato un modo come l'allenatore ha voluto ringraziare tutta la rosa, e chi critica sono i tifosi della festa. Va bene così, è sempre forza Juve stabile. Grandissimo Cino. Qualche critica c'è stato pure da qualche tifoso storico, ma io penso che lì sia stata una critica, l'adrenalina anche dovuto al fatto di voler vincere col Crotone, perché vi dico la verità, vi confesso la mia, avrei voluto tanto vincere per estrometterli dalla zona playoff. Vi dico la verità, io sono onesto, avrei voluto tanto che quella squadra, quella dirigenza uscisse dai playoff. Sì, no, ma l'ho detto anche che avremmo andata, perché veramente non è stato un bello spettacolo. Ma poi uno vuole sempre vincere. Poi ci sono, diciamo, delle belle squadre su cui non c'è una certa simpatia, no? Se fosse stato magari il Francavilla, ma assolutamente. Come è successo, perché a Castellammare, ricordiamoci, no? La Virtus Francavilla venne a vincere a Castellammare dopo che la Università di Fabio Casetta fu promossa, quindi lì non successe. Forse perché proprio il Crotone, che per quello che ha fatto quella partita lì. Sì. E poi diciamo che in generale. Andiamo avanti, ecco, comunque questa squadra, pur giocando con tutte le, diciamo, le seconde linee, è stata messa sotto, e comunque non ha perso, cioè veramente fenomenale. Ti posso dire questo, noi abbiamo un gruppo WhatsApp di amici che saluto, di Stabia 89 dopo Cristo. Bello, Stabia è il nome storico di Castellammare. Non lo sto dicendo a te, sto dicendo a tanti altri che ci stanno seguendo, perché c'è qualcuno che pensa ad altre cose. Noi pensiamo a Stabia da sempre. 89 avanti Cristo, esatto. Bello questo gruppo, mi piace. Che saluto i miei amici storici. Dove io ieri scrivevo nel gruppo, mentre ci vedevamo la partita, io loro allo stadio, io in TV, dicevo: questa squadra ha una fame che anche ieri, il primo tempo, il Crotone non ha superato la metà campo. Giovani, a me ha impressionato molto D'Amore sulla sinistra, un 2004 che secondo me a me è piaciuto sempre dall'inizio anno. Mi ricordo già in estate, ero sicuro che potesse giocare un po' di più. Poi è chiaro che non puoi muovere una squadra perfetta per Mignanelli, che stava facendo il campionato al giocatore del Milan, mi sfugge ora, del Milan, alla Teo Hernandez. Pensate che ad Avellino, insomma, non sapevamo che era Teo Hernandez, noi qua lo conoscevamo diversamente ad Avellino, quando è stato quel 2-2, esatto. Pagliuca l'ha trasformato in una maniera incredibile, Mignanelli. Sì, se ricordate l'anno scorso, noi prendevamo sempre gol sul lato suo, se vi ricordate, sicuramente vi ricordate. Noi prendevamo migliorato nelle diagonali. Sempre poi, gol sul lato suo. Se c'hai vicino Bacchini e Bellic, diciamo la copertura è fondamentale.
quest'anno è più però Caldore non era male, attenzione. Sì. Era proprio un altro livello, un altro livello. Sua. Sì, sicuramente un altro livello, assolutamente. Ecco, però abbiamo in collegamento una persona che non si è riuscita ad avere giovedì scorso perché era il suo compleanno, quindi rinnoviamo ancora a lui gli auguri, quindi non è, l'avete sentito, no? Non è che voleva stare con noi, e io ci ho riprovato, ho detto vabbè, che non c'è riuscito a giocare. Ci hanno mandato il video comunque già all'epoca. No, infatti ha dato il suo contributo a quella trasmissione, ma ha dato il suo contributo anche in campo, ha fatto gioire un po' tutti, lo sappiamo, di quell'annata bellissima, di quella ritorno in Serie B, e soprattutto anche l'anno dopo, le partite col Torino, ma Salvatore, ecco il discorso di dire perché andare in Serie B, perché tu puoi incontrare anche squadre del genere che hanno una storia e una tradizione, quindi è importante anche questo, quindi non imborghesiamoci e godiamoci il momento. Lo sapete, l'avete letta tutti, se state qui collegati sapete che questa sera c'è con noi Morris Molinari. Buonasera Morris. Buonasera a tutti, ciao ragazzi. Ciao Morris, buonasera. Grande, ciao, grande capitano. Complimenti per il grazie traguardo. grazie per i complimenti, diciamo che è tutto meno di questi a ragazzi, anche a te, perché hai tu aperto la strada, no? Ci siamo tornati, ma insieme agli eroi del 2011. Questa volta non ho fatto niente. Che emozione. Vabbè, non hai fatto niente, però ecco, come diceva Mario, facendo parte della storia, tu hai portato quella Juve Stab in Serie B e si è aperto un ciclo. In 13 anni la terza volta che ci torniamo, sarà il quinto campionato che si farà in Serie B, ovviamente speriamo che non sia poi l'ultimo, quindi che magari facciamo ancora tanti. Noi diciamo un po' il giro sulla giostra, come diceva Franco Giglio, che tu conosci bene, lo vorremmo fare chissà quando, se dovesse succedere, perché sarebbe comunque bello vedere che cosa significa andare in quell'Olimpo del calcio italiano, no Morris? Sì, è una bella soddisfazione anche, diciamo, in questo breve tempo che la squadra e la società sia riuscita a raggiungere questo traguardo per ben tre volte, no? Speriamo sia la volta buona, che ci si possa rimanere al più lungo possibile, un po' di più di 2 anni, ecco. Noi ci eravamo rimasti un paio d'anni, speriamo si possa fare un filotto un po' più lungo. Sì, diciamo che effettivamente sarebbe bello stabilizzarsi un po', come dicevo io, una decina d'anni, magari quello. Ecco, però il tuo ricordo, no, di quelle giornate, di quella promozione, perché oggi, ecco, parliamo della Juve Stab che pareggia con il Crotone in casa 1-1 per lo sviluppo della partita, non perché era già tutto predeterminato. La Juve Stab che attacca con tanti giovani, passa in vantaggio, sbaglia il secondo gol diverse volte, il Crotone è mai pervenuto, rimane in 10 uomini, quindi diciamo un martellamento continuo. Poi succede quello che ovviamente non ci auguravamo, ma penso che anche Matteo Esposito non voleva una cosa del genere, quindi non addossiamo la croce addosso a lui, e arriva questo pareggio 1-1 e lì escono fuori delle critiche: ah, ma non c'è rispetto per i tifosi che sono venuti dello stadio, siamo venuti, abbiamo pagato il biglietto, abbiamo visto 20 minuti scandalosi. Tu da calciatore, ecco, ci puoi spiegare che cosa si prova in campo, no? Quando tu vinci 1-0, poi questo 1-1, pensi, vedi che gli altri si accontentano, perché è il Crotone che si è accontentato mettendosi tutti dietro la linea della palla, dice vabbè, a questo punto non fa niente, sono gli ultimi 20 minuti, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo dimostrato di essere forti anche in questa partita, andiamo avanti così. Beh, questo io non credo, insomma, io credo a un rilassamento forse mentale inconscio. È chiaro che poi comunque la squadra ha giocato per gran parte della gara un'ottima partita, poi ci sta un calo fisico, ci sta il calo mentale soprattutto, i ragazzi sono giovani, quindi io non farei nessun tipo di critica, anche perché lo spettacolo che hanno regalato in tutta la stagione, altro che 20 minuti, io proprio non ci penserei proprio. Io ringrazierei solo questo gruppo, questo staff, l'allenatore, la società, i giocatori, quindi non ci penserei proprio assolutamente. Leggiamo qualche messaggio, no? Perché ti arrivano i saluti. Dice Ciro Scienzo, dice un saluto al grande Morris, poi grazie. anche Rosario Santarino ti saluta, dice grande Morris, sempre nel cuore di tutti.
poi ancora Francesco Trapparulo, gioia immensa di vedere il grande Morris, lo reputo uno dei migliori difensori visti a Castellammare, straordinario realizzatore delle playoff, grazie ancora, grazie per ciò che hai fatto con la nostra maglia. Ecco, sui gol c'è questo Medici che ha fatto lo stesso gol ieri, e fra l'altro valutando su 6 gol 5 sono stati determinanti, se non sbaglio Natale mi può correggere, 13 punti su 5 gol, quindi sì. Tu invece ti sei svegliato nel momento opportuno nei playoff, no? Con due reti fantastiche. Lui l'ha conservato, l'ha andata col Benevento, non male. Lui l'ha conservato bene, diciamo, l'ha conservato bene. Mi sono tenuto il colpo in canna nel momento giusto, diciamo. Ma lo stai vedendo, diciamo, questo ragazzo quando era quando ero più giovane, qualche golletto in più durante la stagione lo facevo, poi sono invecchiato e stavo rintanato dietro a fare il mio e basta. A fare tu, e come lo facevi il tuo? Belle legnate agli avversari. Il gigante è buono, ma tanto buono no, forse buono con i compagni, ma non con gli avversari. No? io ho in mente i primi 10 minuti delle partite, quando iniziavano le partite nostre con loro in campo. I primi 10 minuti già si capiva come doveva finire con l'attaccante. La presentazione. Tra lui, Scognamiglio, Mauri erano proprio dei ragazzacci. Fabbro, di nome di fatto. Poi c'è Massimiliano Alessia Giordano, dice il nostro gigante buono, quindi ricorda il soprannome. Ciro Bergamasco dice un saluto a Morris. Poi c'è Antonio Volono. Ciro, che conosci bene, un po' tutto fare in quell'epoca. Mi accompagnava, mi aiutava in tutto. Poi c'è Antonio Volono, mio padre, che dice un abbraccio al grande Morris Molinari, grande difensore che al momento opportuno ha mostrato di essere un cecchino strepitoso che ci ha regalato la promozione in Serie B. Diciamo, saluto al papà Antonio. Sì. Poi c'è Vincenzo Cascone, la colpa di Morris, il fatto che mi piace la Sambuca Molinari. Quindi, diciamo, perché il tuo cognome è Molinari, lui si beve la Sambuca e l'onore è tuo. Beve la... L'hai fatto diventare alcolizzato. Ecco. Speriamo di no. Non è colpa mia questa. Poi vediamo se ci sono altri. No, ecco, per adesso non ci sono altri messaggi. Mario, Natale, Giovanni, ma lo stesso anche Daniele, volete fare qualche considerazione, domanda a Morris? Volevo chiedere a Morris che si prova ogni volta a pensare a quell'anno della vittoria del campionato, a quegli anni passati a Castellammare. Tu hai vissuto tanti anni importanti in carriera, però di quegli anni cosa ti è rimasto dentro, qualcosa che ci vuoi dire in questo momento, che ci ricordiamo qualcosa in più anche delle partite proprio più decisive di quel campionato? Beh, i ricordi sono tanti, naturalmente l'ultimo periodo, l'ultimo mese è stato veramente particolare, veramente diciamo diverso. Io quest'anno ho veramente invidiato, soprattutto il giorno della vittoria del campionato, ho invidiato i ragazzi perché già immaginavo quello che avrebbero vissuto, no? E quindi il ricordo migliore è proprio quello di, sembra banale, ma è quello della città, dei tifosi, dello stadio, quello. E il ricordo più che ti rimane impresso, no? Certo. Potrebbe sembrare banale, ma è così. Certo. E poi naturalmente anche il ricordo della squadra, delle partite, insomma, di un periodo bellissimo. Sì, della trasferta a Torino, della trasferta a Genova, la Sampdoria, tanti stati bellissimi. Ecco, Fabio Acquirino, ovviamente non manca mai il nostro spettatore di farci scappare sempre un sorriso, e dice tra Sambuca Molinari e Birra Corona tutti ubriachi quell'anno, quindi c'era anche Giorgio Corona. poi dice Massimiliano Alessia Giordano, dice Morris si ricorda bene delle graffe. È graffe, sì, come no, mamma mia. Te le ricordi? Quindi... io e Tarantino andavamo da Pupetta, può essere. Pupetta, sì, te lo ricordi bene. Sì, alla grande, te lo ricordo. Io e Nazareno andavamo sempre là. Nazareno, ma Nazareno adesso ci va ancora. Nazareno è tornato. Mangiava 3-4.
3-4 bella fame. Ma sarà stato pure quello un segreto. Sarà stato pure quello un segreto. Natale, Giovanni e Daniele. Ciao Morris, buonasera innanzitutto. Volevo chiederti, ecco, se riesci a trovare qualche similitudine, qualche somiglianza tra quella, anche nel tipo di gioco che voi facevate, tra quella squadra che compì quell'impresa nel 2011 e la squadra attuale della US Abbey che ha appena conquistato la promozione in Serie B. Ma non lo so, forse erano due squadre un po' diverse, no? Per età, per elementi, per allenatore. Quella di quest'anno è una squadra che era partita in sordina e poi si capiva subito, insomma, che aveva qualcosa di diverso rispetto a tutto il resto delle squadre del campionato, nonostante ci fossero anche delle società e squadre molto blasonate, lo stesso Crotone, il Benevento, mentre noi abbiamo avuto dei momenti altalenanti durante la stagione e siamo arrivati filo, no, ai playoff. Quindi mi sembra un po' diverse come caratteristiche, ecco. Non so, Daniele, Giovanni? Sì, saluto Morris innanzitutto, ti rinnovo gli auguri, comprendo da poco, ma vedo che comunque gli anni non è che fluiscono più di tanto, voglio dire, rimane sempre uguale. Detto questo, Morris, allora, da più parti viene ricordato questa Serie B come una vittoria di gruppo. Ti chiedo, è un elemento importante, probabilmente anche molto più importante rispetto a quello che può essere l'elemento qualità. È fondamentale anche questo, un aspetto in un gruppo dove, ecco, si arrivano tanti ragazzi da tante realtà diverse, però facendo gruppo, facendo coesione, dando diciamo tutti il massimo, si può arrivare anche a un risultato del genere, vincere un campionato difficilissimo, un girone difficilissimo, addirittura 3 giornate prima. Sì, è chiaro che il gruppo coeso è sicuramente un elemento fondamentale, che però bisogna anche dire che si consolida con i risultati. Quindi certo, è un elemento importante, ma come lo sono importanti tutti gli altri elementi, diciamo, una ruota, no? Quindi che si deve unire. Quest'anno c'era anche l'elemento importante, secondo me, come credo anche secondo voi, dell'allenatore che ha dato questa impronta forte alla squadra. È chiaro che dopo, con i risultati, è più facile avere il gruppo sano, unito, che si unisce sempre di più, vittoria dopo vittoria. Le sconfitte creano delle crepe, questo è inevitabile. Però comunque sì, credo abbia aiutato molto il fattore, insomma, gruppo. Sì, anche per superare qualche momento, ecco, noi abbiamo vissuto anche dei momenti di pareggi interni, qualche settimana un po' particolare, però ecco, questa forza è intesa proprio come potere di appiglio importante per ritornare subito, da subito forti, perché poi nel campionato tante squadre speravano in un passo falso, c'è stato un mezzo passo falso, però probabilmente questa qualità aggiuntiva, creata anche probabilmente sicuramente dal mister, ha fatto superare anche dei momenti così un po' critici. No, assolutamente sì, però un conto avere uno o due passi falsi, un conto averne certo. Di più, dopo si creano, come prima, delle crepe che poi sono insanabili, certo. Quindi i risultati sono sempre... Quello che hanno sempre sperato i tifosi del Benevento dell'Avellino, quando la Juventus abbia perso, cioè perde, speriamo che perda ancora e poi perdevano anche loro poi dopo. Il problema è che quelle perdevano anche loro, bravo. Cioè, se la tiravano addosso anche loro. Poi c'è Mario Molinari, quindi da un Molinari a un altro, che dice: grande Morris, un saluto affettuoso. Noi abbiamo un contributo da parte sua che ci ha mandato di padre in figlio, no?
ecco, questa diciamo la sua casa addobbata, vedete, di padre in figlio, con una storia bellissima. Lo conosciamo Mario. lo conosciamo bene. E poi qui c'è suo figlio piccolo sulla sinistra, che adesso fa parte dell'ufficio stampa, vedete, a destra, che a cui viene regalata una certa maglietta di un certo Moris Molinari. Ricordo qualcosa. Sembra ovvio. da Molinare a un altro, questo è quello che diceva sempre lui, no? E poi c'è un altro contributo, no? Che non so se ti fa magari un effetto, noi ce lo fa ancora, sai, a guardarlo. Qualcosa che riguarda quella finale, Roma, ripresa un po' dalla curva, vediamolo un po'. Calcio d'angolo per la Juve Stabia, ci saranno ancora 20 secondi da giocare. Deve sapere che deve battere la maniera veloce, altrimenti il Rati andrà a fischiare la fine del primo tempo, 15 secondi, forse si batterà questo corner, sì, è così. E va sulla bandierina Raimondi, palla che spiove nella di rigore, cerca di arrivarci con una, poi lo mette in mezzo ancora, attenzione, buona rigore! Che effetto ti fa, Morris, a vederlo? Spesso a me mi sto quasi commuovendo ancora, come se fosse... A parte la neve scossa del terremoto che ha colpito... Mi scuso, è un po' troppo, però... No. Morris, mi ha fatto venire i brividi, Io ho detto una cosa, non me ne vogliono gli attuali calciatori, perché anche questo ha fatto un campionato straordinario e ci hanno dato orgoglio dappertutto, però io quella promozione la metto da parte, per me sì, è imparagonabile con nessuna. Poi c'è quella del 2018-19 e c'è quella di quest'anno. Quella di quest'anno non è molto superiore a quella del 2018-19, ma non mi toccate quella del 2011. Io non la paragono a nessuno, non la scambierò mai con nessuno. Ma oltre la prima volta, e forse anche il fatto di attraverso i playoff, il fatto di andare comunque a Roma da non favoriti, pensando che dietro c'era un po' anche i giochi politici, che nel calcio purtroppo non dovrebbero entrarci, ma ci entrano sempre. Invece voi avete vinto anche in quel caso contro tutto e tutti, avete dimostrato di essere più forti. Poi dopo 60 anni, cioè, 60 anni. Perché poi c'è anche da dire che quest'anno, insomma, la squadra ha fatto un campionato strepitoso, quindi sì, sempre rimasta davanti, quindi le emozioni sono state diluite, un po' diluite durante la stagione, con l'ansia finale di raggiungere l'obiettivo, però insomma c'era abbastanza la consapevolezza che si poteva fare, mentre per noi era tutto, ogni partita era un punto di domanda, era dentro fuori, no? Tutte le volte e stavamo sempre dentro. E poi c'erano un sacco di situazioni particolari che si vivevano ogni settimana, e quindi è stato il culmine di io dico anche solo di un mese, che è stato emozionante veramente. Chi se la dimentica la partita a Benevento, Morris, con Benevento 10, quel valore che andava più a Benevento che a Roma. Io devo dire la verità anche io, Daniele, guarda, proprio lì quel pallone danzava sulla linea, che era un piacere. 5 minuti di recupero, le due occasioni di evacuo, una sulla traversa, me la ricordo ancora, una sulla traversa, mamma mia. Sì, infatti io la paura mia, quei minuti finali lì, era proprio quella di fare un autogol, un'autorete, perché... Molte volte è un classico, no? Quando vai fronte alla porta tua, quando vai corri verso la tua porta, rischi, ed è successo diverse volte proprio che passava questa palla. Mamma mia, alla porta. Due, mi ricordo, oltre all'occasione di evacuo che andò sulla traversa, sopra la traversa, due palle in aria che passavano così in aria. Guarda, quella più pericolosa. Sì. Gli ultimi 5 minuti a Benevento sono stati di un'ansia sono giocate tante persone coronarie, sicuramente. C'è Stampi1907.it che dice: capimmo di essere in B quando Morris apparve nel menti pieno al ritorno da Roma correndo come un pazzo, quindi lì è una fottezza che completamente pieno, cioè nel senso un colossario pieno, cioè davvero qualcosa di clamoroso. È una cosa incredibile.
nelle scalette facevo gomitate per uscire per primo, non ho fatto uscire nessuno. Poi Alfonso Longobardi dice: grande Morris Molinari, capitano e uomo vero. Poi Alessandro Sagliocco dice: mi lega a Morris la più grande emozione calcistica della mia vita, più del secondo gol di Corona. Avevamo disputato due finali fino a quel momento, ma non avevamo mai neanche segnato. Quel gol di Morris è stato l'inizio e l'apice della gioia per chi ti fa questi colori. Questo ricordo di Alessandro. Grazie, grazie. Poi c'è Santaniello Catello, che ricordi? Allora, è sotto grido per tutta la strada di Lodi. Sto gridando forse la strada a Rodi in vacanza. Quindi diciamo, era fuori città. Ecco, e poi Fabio Accari dice: non fa classifica il 2011, quello che dicevo anche io. Ecco, Darina, vuoi fare qualche altra considerazione, domanda a Morris? Sì, a parte mi allaccio al discorso tuo, che quella promozione è stata la più bella, perché inaspettata, e poi sicuramente venivamo da anni di finali perse di playoff con Salernitana, Savoia, quella più diciamo cocente. Un po' più cocente, perché comunque facevamo un campionato di vertice al primo posto quasi sempre, quindi quella promozione è stata proprio, diciamo, la chiusura di un cerchio per chi come noi ama la Juve Stabia e la segue da anni ormai. A Morris, che saluto e ringrazio sempre per quello che ha fatto per la Juve Stabia e per Castellammare, ho una curiosità sugli allenatori. Quest'anno Braglia è toscano, Pagliuca è toscano, dato che si è rapporto tra te e Alessio, sei andato un attimo via, non ti abbiamo sentito. No. Stavi dicendo Braglia toscano, Pagliuca toscano. Si è parlato tanto del rapporto che tu avevi con Braglia. Volevo un attimo una curiosità, ormai sono passati gli anni, si può dire, qual era il rapporto reale che avevi con il mister? No, io col mister sì. Lui, ma bella domanda, aggiungerei. Ma io credo che lui non è un allenatore che dà questa grossa confidenza, no? Sì, però fino a un certo punto, no? Poi è chiaro che magari con noi più grandi, io comunque avevo 36 anni, poi c'era Giorgio, lui cercava di ottenere qualcosa da noi anche sotto il punto di vista della gestione del gruppo e dello spogliatoio. Io con lui non mi sono trovato benissimo, io poi ci avevo giocato contro diverse volte, avevo litigato con lui, mi ricordo stavo col Frosinone, però poi sono andato là e ci siamo abbracciati, capito? Quindi avevo un rapporto buono, voglio dire, non di idilliaco nel senso professionale, però buono. Lui imposta un po' il rapporto con tutti, un po' così, no? Perché sullo scontro per la sua autorità, per la sua autorità. Ti ho fatto questa domanda perché ricordo il secondo anno la questione della fascia di capitano, te la dava, te la toglieva. Sì, no, perché me la tolse perché ebbi una discussione con lui. A Torino. Come? A Torino. A Torino? No, la discussione. No, in casa. A Padova. A fine primo tempo ebbi una discussione, infatti mi tolse. Poi dopo io mi sono scusato, avevo sbagliato io, non aveva sbagliato lui, avevo sbagliato io, e poi dopo io mi sono scusato con lui e con la squadra, però comunque lui mi aveva tolto la fascia, ma probabilmente giustamente, io non sono mai lamentato di questo. Però poi insomma... Hai dimostrato di essere grande anche questo, come prima. Come? Hai dimostrato di essere grande anche in questo, lo posso dire qui pubblicamente davanti a tutti, perché fare l'errore, ammettere gli errori, non portare la colpa, andare avanti è da grandi persone, non da persone. Dirlo anche dopo anni, e dirlo con tranquillità.
con tranquillità. Certo. No, vabbè, ma io avevo sbagliato, cioè in un momento di impeto, con la foga agonistica, avevo risposto male, insomma, mi ero... Posto male, sbagliando, e quindi ero, cioè, ho alzato le mani proprio come per dire fai come ti pare, insomma, è giusto che fai le tue scelte. Certo. Però ecco, facciamo un passo indietro. Quando ti ha contattato la Juve Stabia, no? Tu venivi dal Gallipoli, mi ricordo, se non sbaglio, anche questo sicuramente, anche mio, purtroppo, a fronte l'età, anche per me adesso avanza, non sulla Giovanni avanza l'età. Ecco, quando ti hanno contattato, che cosa hai pensato di venire alla Juve Stabia? E poi soprattutto, chi ti contattò? Io veramente, negli anni di carriera, insomma, la mia piccola carriera, ho sempre pensato... che gli ultimi anni avrei voluto farli in Campania. Ah, proprio quindi era deciso. L'ho sempre pensato. E quando mi chiamava la Juve Stabia, io avevo già un accordo con un'altra squadra, diciamo, un accordo di incontrare, ci dovevamo incontrare, non avevo detto di sì. Sulla parola, dai, sulla parola. Solo per incontrarci, quindi sì. Non ci sono neanche andato. Era una squadra pugliese, Non ci sono andato, sono venuto subito a Castellammare, mi ha chiamato di somma, e sono venuto subito, ho accettato in 5 minuti, ho accettato. Ok. No, perché poi, diciamo che dopo tanto tempo poi i ricordi iniziano a svanire, mi è venuta questa curiosità. Poi inizia, ecco, c'è un altro messaggio di Catello Pollo che dice: sogno una squadra con giovani di qualità, veloci, aggressivi e con tanta fame di voler arrivare a grandi traguardi. Ha un compito non facile il nostro immenso direttore sportivo. Grazie Morris per quelle emozioni vissute di persona. Rovereto, Roma, andate e ritorno in poche ore. Quindi ricordo un po'. Ma diciamo che ecco, c'è anche Daniele che fa Mantova Castellammare, una continuazione, quindi pure lui, diciamo, di chilometri. Migliaia di chilometri. Diciamo che dobbiamo fare il tagliando anche noi, se facciamo le macchine. Fra poco devo cambiare le gomme della macchina. noi le scarpe, fuori di camminare. Poi Raffaele Esposito che dice: ragazzi, buonasera, vorrei fare una domanda a Morris. Con la promozione in B, che campionato potrà fare la Juve Stabia, penso, a questo punto? Sì. Ma come dicevamo prima, speriamo possa diciamo fare un pilotto di annate, no? Si possa dare un po' di continuità, però credo che il vantaggio è di avere una base solida nell'aspetto diciamo dell'impianto di gioco, quello è una base solida. È chiaro che dopo ci vogliono giocatori di categoria, che sono convinto che il direttore sportivo assieme all'allenatore li saprà sicuramente scegliere, però l'impianto di gioco è veramente di alto livello, quindi è già una base importante. Ecco, c'è un'altra domanda, c'è un saluto, c'è Geppi Rinaldi che dice: buonasera a tutti, un saluto al mio amico Morris. Ieri era allo stadio Geppi, era allo stadio con grande emozione anche. Sì, ma lui ci segue mio sempre, amico, ecco, quindi... Non ho capito? Ah, è tuo amico, cioè dei ceffi, dei brutti ceffi lì da campo. Anche Geppi Rinaldi non è un tipo che... non scherzava... Non scherza niente, bravo. Poi Massimiliano Alessa Giordano dice: la promozione del 2011 è come il primo amore, non si scorda mai, con bel punto esclamativo, quindi anche lui è d'accordo con lui. Poi Catello Conte dice: buonasera, la vittoria del 2011 rimarrà nella storia come ritiro in B dopo 61 anni, ma quella di quest'anno l'apprezzeremo meglio col tempo, perché è stato ottenuto dal cospetto di squadre importanti ed attrezzatissime, quali Avellino, Benevento, Crotone, Foggia, Pagliuca, ritengo sia il migliore allenatore che abbiamo avuto a Castellammare. Un saluto a Morris. Siamo d'accordo. Diciamo che ce n'erano anche lì, Foggia di Zema non arrivò ai playoff, giusto per dire, sì. Cioè, sì. Non è un campionato semplice anche quello, però con Sau in attacco,
Esatto. Conservare l'attacco, sì. Diciamo che è Insigne, anche c'era anche Insigne e Foggio, quindi non stiamo parlando di squadrette così. Poi Francesco Donnarumma, un saluto al grande capitano Morris Molinari. Lo salutiamo anche Francesco. Sì. Poi Nicola Martorello, buonasera a tutti, un saluto a Morris, un grande capitano, resterà sempre nei nostri cuori. Quindi c'è grande, grande affetto, Morris, per te. Grazie, grazie. Troppo buono. No, ma te sei meritati questi complimenti. Io in chiusura ti volevo chiedere, vuoi lanciare un messaggio alla città di Castellammare? Tu ricordo, hai risposto presente al video dei 117 anni e ci hai fatto vedere le due bellissime figlie che oramai sono delle signorine, quindi che sono, diciamo, abbiamo imparato ad apprezzarle qui a Castellammare. Poi hai fatto un altro messaggio quando la US Abbe doveva giocare col Benevento, quindi di evocare un po' quella partita che dicevo prima, da brividi. E oggi che cosa vuoi dire in chiusura? Così abbiamo fatto fare tre messaggi a Morris Molinari. Ma cosa vuoi dire? Non è che c'è un granché da dire, c'è solo da fare innanzitutto i complimenti sinceri alla squadra, allo staff, come dicevo prima, alla società. Perché non è da dimenticare che il grande lavoro che ha fatto la società, quindi non guardiamo solo ai giocatori che scendono in campo, ma c'è tutto un dietro le quinte che lavora per poter raggiungere sempre l'obiettivo migliore. E quindi seguirò sempre naturalmente la Juve Stabia, e il prossimo anno probabilmente la vedrò anche un po' di più e sarò pure orgoglioso, potrò dire che ho indossato quella maglia e niente, questo. Hai detto, come si dice, Roma, hai detto Gotica, no? Nel senso, detto la parte finale è stata bellissima, cioè dire che avevi indossato con orgoglio questa maglia, quindi fa capire quando davvero tu ti sei legato a lui. Noi siamo legati a te. Per me è un grande orgoglio, lo dico sempre a tutti, insomma, che ho giocato nella Juve Stabia, che sono riuscito a vincere un campionato lì, e che è stato veramente meraviglioso, insomma, lo ripeto a tutti, a volte sono un po' anche fastidioso, però queste cose vanno ricordate. Il primo posto dell'anno successivo è il miglior risultato della storia, fatta eccezione per quello scudetto ancora non dato, quindi il nono posto della Serie B dell'anno dopo, l'ultimo ricordo da Morris, c'è stato un po' di rammarico per quei quattro punti di penalizzazione che poi, bene o male, hanno portato ad allontanarsi da quel sesto posto, poi preso dalla Sampdoria, giusto per far capire che campionato era quello, forse quella squadra meritava anche playoff in Serie B. Ah, poi la rabbia è che poi alla fine è uscito fuori, che non c'era nulla in volo di sapone, bisognava procedere, quindi la US Abbia ha avuto i quattro punti di penalizzazione. Spadavecchia ha finito la sua carriera di calciatore e di fatto ci siamo sbagliati. Sì, è stato veramente un peccato, perché probabilmente potevamo fare qualcosa in più e chi lo sa, magari potevamo anche rientrare nei playoff. È stato un peccato, però comunque ci siamo messi in moto, ci siamo fatti conoscere, abbiamo visto e giocato a testa alta in stadi veramente importanti, come dicevi prima, Torino, Marassi, che contro squadre di alto livello che ci soffrivano da matti. Pescata di Zeman, Verona. Io ricordo anche quella partita a Verona, no? Con quel tiro di Mezzavilla su cui il portiere del Verona si sedette sopra, silenzio dello stadio per 10 secondi, non si capiva il pallone dove era finito, e uscì fuori quel pallone dal portiere del Verona. Tra l'altro poi quella partita di Verona la vinse con 1-0 con un rigore contestatissimo che non c'era, quello diciamo sempre, ovviamente in quelle circostanze c'è sempre la mano, no, di chi guarda qualcosa di diverso fra provinciale e non provinciale, ma questo è un rammarico che vediamo sempre. Però ecco, davvero oltre a questo si ricevevano anche un sacco di complimenti per la tifoseria, no? Il seguito, il grande seguito, la tifoseria corretta,
Noi, a noi ce lo dicevano questo, gli addetti ai lavori, insomma. No, diciamo che, era, che erano delle annate bellissime. Io giravo un po', noi giravamo un po' tutti quanti noi e sentivamo anche gli altri colleghi che dicevano che avevano paura proprio della Juve Stabia. Quindi diciamo era, era un bel vedere anche a Vicenza. Ricordo un giornalista che mi chiese, lo ripeto sempre questa cosa, alla, l'ennesima giocata di Sao che prese la traversa, disse ma chi ha preso la traversa? Io risposi Sao e lui disse è sempre lui e io chiese, disse vabbè adesso chiamo Braia, lo faccio sostituire se siete contenti. Questo per dire che forza aveva quella squadra, perché era davvero qualcosa. Grandi cose. Il Torino che viene qui a Castellammare a non giocarla, quindi, a fare melina. Giocatori tra l'altro del Torino è venuto a Castellammare con giocatori della Serie A che poi hanno fatto la Champions League, sì. Facendo melina, allenatore che è stato in nazionale, quindi certo. Era meglio vincere in nazionale noi, con la paura quindi, insomma. Boris, che dire, noi ti ringraziamo davvero tanto anche per quest'altro contributo, ti facciamo un grosso in bocca al lupo. Numero 2 ce l'abbiamo, quindi ogni tanto anche in Serie B, quando andremo in Serie B, c'è qualche altro messaggio, aspetta, ve lo do. C'è proprio come un quarto messaggio. Bravo. Dice Massimiliano Lisa Giordano, Morris, ti aspettiamo il prossimo anno per il quarto messaggio. Diciamo che anche lui è una minaccia, quindi non è... Poi c'è Gianfranco Piccini, dice, la sensazione che accomuna lo Stabia del 2011 a quello di questa stagione è quella che la squadra può segnare in qualsiasi momento, anche con i difensori. Molinari allora e Benic adesso, due grandissimi centrali che sono nella storia dello Stabia per la forza da difensori ma anche di goleador. Certamente il gol di Morris a Roma è qualcosa di sensazionale, un abbraccione a lui con tanto Stabia amore. Grazie Gianfranco. E poi Salvatore Cimino che ricorda, cioè a Vicenza però al terzo gol tutto lo stadio in piedi, eravamo assieme, pare che lo ricordi, assolutamente sì Salvatore, perché poi alla fine ecco chi lo, i tifosi che sono competenti come quelli anche di Vicenza vedono poi la superiorità avversaria e non puoi fare altro che alzarti in piedi e diciamo e applaudire. E Salvatore poi ti saluta, invece delle cose abbastanza importanti quella giornata. Salvatore poi ti saluta, ci saluta a Boris Molinari. Ciao Salvatore. Va bene, grazie Morris, davvero ti ringraziamo, ti ripeto grosso in bocca al lupo e ci risentiamo prossimamente. Ciao Morris, buonasera. Mario, io ricordo un tifoso a Vicenza, disse no, ancora lui, perché due voli, un terzo di Sauke, no, ancora lui, non è possibile. Era un giornalista di una certa età, che mi chiese, dice, ma chi è stato... Ho detto no, Sao, cioè, ma ancora lui? E io proprio candidamente risposi, vabbè, adesso chiamo Braia, lo faccio su così siete contenti, perché cioè, che dobbiamo fare? Oltre a fare gol, poi per le traverse, giocate paurose, quella partita fu ispiratissima. Ed era una giornata di Pasqua, ricordo, perché la prima l'intervista io feci, l'intervista proprio, no a Braia, perché sicuramente mi avrebbe mandato a quel paese con questa frase, ma all'epoca non ricordo se era Clemente Filippi o l'altro, però dissi proprio, la Juve Stabia apre l'uovo di Pasqua e trovo questa bella sorpresa di questi tre punti, perché andare a vincere la Vicenza 3-0 non era cosa da poco. Tra l'altro, ecco, poi mi sono dimenticato con Morris di dire che prima della partita mi incontrai proprio con la... ci incontrammo, noi mi incontrai, perché c'eri pure tu, sì. Ci incontrammo con la moglie di Morris al di fuori dello stadio, se ti ricordi, che parlammo un po', quindi moglie che seguiva sempre il marito, quindi diciamo bei ricordi. Noi però, ben ricordo o non ben ricordi, ci dobbiamo fermare un po' perché abbiamo fatto una tirata anche nel video, direttore, dei bei ricordi, perché nel video che hai trasmesso del foro del video c'era una foto in alto a destra, con i capelli, a un certo punto non avevo capito chi era quel giovanotto così carino a fianco a Mario. Quello era Bruno, quello che stava a fianco a Mario era Bruno. C'era mezza persona, tanti capelli, giovanotto con dei capelli fluenti bellissimi, come detto Natale, no, tanti capelli fa. Erano di Giovanni e Bruno pure, cioè a un certo punto non si capiva, si mescolava un 3-3 alle urla insieme. Sì, per quel io invece quella partita l'ho vista facendo le riprese per Vivicento, perché all'epoca si poteva fare le riprese ancora, non c'erano tutte queste televisioni oramai, e quindi ti facevi tu gli highlights personalizzati. Io ero sopra a fianco alla Rai. E infatti tutta la partita, quando loro facevano il commento tecnico, c'ero io dietro con la mia piccola telecamerina.
con il mio treppiede, la mia piccola tarella e cuffiette che mi riprendevo la partita, quindi per dire, diciamo, ricordi belli. Non stavo vicino a voi perché purtroppo ero impegnato a fare sta cosa, però ancora adesso mi ricordo, troppo bello comunque. Ci fermiamo un attimo per un attimo di pubblicità, quindi davvero poco, continuiamo però che poi dopo torniamo per leggere altre situazioni, messaggi e altre considerazioni. Però è stato bello avere Morris perché abbiamo interrotto un po' quel discorso su quelle polemiche e non ne ritorniamo più, non lo riprendiamo neanche, oramai abbiamo già dato troppo spazio. Allora, questa è la nostra pausa, ringraziamo i nostri sponsor, ci troviamo fra poco. I tuoi veicoli sono un problema? Ti tolgono il tempo e ti stressano? Stai cercando qualcuno che ti aiuti? Schettino Group è il posto giusto per risolvere tutti i tuoi dubbi. Trasferimenti di proprietà in tempo reale, immatricolazioni nazionali ed estere, tasse automobilistiche, fermi amministrativi, RC auto e per tutte le altre pratiche. Centro revisioni di qualsiasi tipo di veicolo in sede, consulenza trasporto merci in conto proprio e conto terzi, officina meccanica, tagliandi auto con ritiro e consegne a domicilio, installazione impianti GPL e metano, scuola guida con corsi personalizzati, rinnovo e rilascio di qualsiasi tipo di patente. Novità? Vendita auto nuove usate a chilometri zero. Questa è la vasta gamma dei nostri servizi, per i quali da 20 anni ti offriamo professionalità, dinamismo, competenza e amore del lavoro. Corri da noi e scoprirai un mondo di servizi a tua disposizione. Siamo a Castellammare di Stabia a Torre Annunziata. Scopri sul web la sede più vicina a te. Sito www.schettinogroup.it, Facebook e Instagram Schettino Group. Telefono 081 537 0547. Schettino Group, un mondo di servizi per te. Vuoi realizzare i tuoi sogni? Oggi puoi con Euroansa, l'agenzia di mediazione creditizia che vanta tra le convenzioni più favorevoli con i maggiori istituti di credito. Hai bisogno di un mutuo, un prestito? Euroansa è la risposta. Con professionalità, trasparenza e innovazione ci occupiamo anche della cessione del quinto di stipendio per pensionati, dipendenti privati e statali, anche a cattivi pagatori. Vieni a trovarci nella nostra sede di Castellammare di Stabia, in via Cosenza 125, o contattaci al 339 83 86 854. Oppure allo 081 189 46 087. Caffetteria Le Sorgenti non è solo caffè. Da oltre 20 anni una garanzia a marchio Stabiese. Da noi puoi trovare tutto per una buona colazione, un gustoso soft lunch, uno stuzzicante aperitivo o un semplice drink. Per ogni momento della tua giornata, quindi, scegli Caffetteria Le Sorgenti. Crea il tuo cornetto preferito, puoi farcirlo con gustose confetture e creme. Se la vita ti stanca e ha bisogno di una pausa, vai alle Sorgenti e ricaricati di gusto. Ci trovi in Piazza Spartaco a Castellammare di Stabia. Per ogni tua voglia puoi contattarci allo 081 870 5050. Ti consegneremo a casa le nostre prelibatezze. Ritorniamo in diretta per leggere velocemente ancora alcuni messaggi, ce ne sono tanti. Ringraziamo davvero tutti, Vincenzo Ingenio che ci saluta, buonasera a tutti. Prima ci ha mandato anche un messaggio sul mercato. Poi Alessandro Longobardi, Forza di Vestabia da Piacenza, e quindi ci saluta anche lui da Piacenza. Poi continuando ancora, Antonio Musca, grande Stabia, saluti da Zurigo, quindi anche da lontana Zurigo. Poi c'è anche mio padre che ha fatto il messaggio, bello lungo, fra l'altro non rientra, quindi devo anche andare a beccarlo, quindi magari lo recupero dopo, perché diciamo, quando sono lunghi così abbiamo difficoltà. Poi Ciro Di Lanno da YouTube dice: tutta la Juve Stabia, da presidente a DS Lovisa, staff tecnico, calciatori, chi lavora dietro le quinte, meriterebbero una statua d'oro in piazza. Assolutamente d'accordo con te, Ciro. Per quanto riguarda Vincenzo Pini, buonasera, notate che il popolo che sta soffrendo di più questa nostra promozione è quello dei bianchi di Torre Annunziata. Mi dispiace perché c'era una bella amicizia, non capisco tutta questa gelosia, e purtroppo non la capisco neanche io. Diciamo, questa gelosia a quella volta anche cattiva, non solo sul discorso Torre Annunziata, cioè, c'è questa asse del sport del calcio. Nel 99, sì. Pensavano... forse troppo. Bravo. Filomena Barretta, mia madre, dice: buonasera a tutti, sono felice per la vittoria del campionato da parte della Juve Stabia in Serie B, sono felice anche perché si gioca di sabato e così domenica saremo tutti insieme a casa mia per il pranzo, quindi la mia pancia crescerà, grande mamma Filomena, è così familiare che ci sta tutto, gli egoismi familiari. No, io penso adesso alla mia bilancia, che già non è che un forte abbraccio a tutti voi, non è che la mia bilancia, la mia linea
è abbastanza dritta, diciamo, la linea c'è, però è curva, diciamo, sì, quella linea del cerchio, quindi non è una linea retta. Poi Ciro Bergamasco dice: programma sempre al top, grazie Ciro, grande USA e grande anche Mario Volo, grazie, troppo puro, sei grande amico mio, anche tu sei grande, diciamo, ti ha ricordato anche Morris, no? Poi Benedetto Martorello, buona serata a tutti, ci saluta anche Nino Brancati, ho visto il nostro presidente felice come un bambino, come tutti noi, un saluto a voi, ho visto anche infatti che faceva i cosiddetti i cuoricini, no? Con le mani facevi i cuoricini verso la curva. Poi saltava adesso insieme ai ragazzi dopo la partita. Ballato alla fine anche. Ballato, sì. Sì, sì. Vabbè, Francesco Trappano dice: Mario, guarda che bello come gioco, è come selvaggio, non gioco mai. Vabbè, però io ricordo che sì. Dai quarti in poi. Sì, Bergo mi giocò. Sì, sì. Sì, vabbè, però diciamo che non partiva lui da titolare, giocò perché si fece male, non ricordo bene. Stiamo parlando di giocò in finale, poi. Sì, giocò sì, anche la finale. Si fece male Gentile, sì, sì. Collovati, Francesco lo può ricordare meglio. Collovati si fece male. Collovati si fece male. Ricordo, che non era lui il titolare, lui era appena 18-19enne. Quindi, vabbè, diciamo che io avendo 9 anni, quasi, cioè 8, quasi 9 anni, mi dovevo fare ancora 9 anni. Avevo un po' di difficoltà a ricordare Natale. Sì, no, ti confermo perché più o meno sì, siamo lì. Io e Giovanni ricordiamo anche la US Abbia degli anni 70 quando si giocava sul campo. Si giocava con il famoso Megano. Io la ricordo benissimo come fosse oggi. Io ti dico, Natale, che di quella US Abbia non la ricordo giocare perché i ricordi sono famosi. Però lo stato lo ricordo questo. Infatti è stata. L'onore che mi portava per mano questo cancello di questo portone di legno, tipo diciamo purgatorio che si apriva ed era al lato della curva, si entrava dentro, c'era questa gradinata in cemento che fatto proprio prima diceva mio padre, era addirittura fatto con le tavole di legno, poi diventò in cemento, quindi sì, sì, grande passaggio ulteriore. Cioè, poi c'era questa autobotte, mi ricordo estate, che andava a innaffiare il campo prima delle partite. E noi correvamo vicino alla recinzione perché ci doveva bagnare e ovviamente poi i nostri genitori portava bene. Infatti Mario, una delle più grandi emozioni di questo campionato, sinceramente, almeno da parte mia, è stato vedere Giovanni Fumarola che Giovanni Fumarola che all'inizio di Monopoli US Abbia ci viene a cercare in tribuna stampa e sta parecchio tempo con noi, alla fine del primo tempo abbiamo conversato pure con lui, è stato uno che tra l'altro ha portato anche molto bene in quella partita. Se ricordate l'evoluzione di quella partita, compare Giovanni Fumarola e andiamo a vincere quella partita, soprattutto dopo quel primo tempo che era stato un po' nefasto. Sì. Vabbè, poi c'è Armando Avella che dice mi devo informare meglio, infatti mi sono informato Armando, quindi non c'è problema, ho detto che l'età mia era molto giovane, quindi sicuramente qualcosa non l'ho vissuta come si deve, poi altre cose, magari c'è la mente che non mi aiuta, ecco, come discorso Padova, Torino, ecco, la Simone Spolidani, io penso che tutti siamo infallibili. È complicatissimo ricordarle tutte, avendo vissute tante. Certo. Poi Vincenzo V dice addirittura sfociati in furti di materiale dei festeggiamenti in alcuni nostri quartieri, ritornando sempre al discorso del Toro Annunziato, in quella finale col partenere gli abbiamo dimostrato la nostra sportività e signorità, spero che i veri savoiardi e tifosi non lo dimenticano, Castellammare, non fermarti più, assolutamente noi non ci dobbiamo fermare, quindi questa è la cosa. Poi infatti poi c'è Fabio Accarino, a quei tempi lo zio Baffuti ritorna sempre a Bergamo perché Bergamo è questi belli baffi grossi. Poi per Francesco era anche più semplice ricordare perché poi Bergamo è tenista, cioè giocava nell'Inter, quindi anche per questo Francesco lo ricordava. Poi per me poi diciamo Benedetto Martorelli ritorna a quelle polemiche, ma oramai abbiamo deciso di non dare più spazio, però grazie a te per averci lasciato il tuo messaggio, Benedetto. Giuseppe Anna, io e Stabia unica fede, assolutamente. Catello Parlato ci saluta, dice buonasera. E poi anche Osvaldo Conte dice vabbè, sto seguendo la trasmissione, innanzitutto buonasera e buon lavoro, però la prima volta mi devo fare un appunto, parlare di questi beceri che hanno criticato questa magnifica squadra non ne valeva assolutamente la pena, di questo commento da parte del direttore me lo sarei assolutamente risparmiato, queste persone sicuramente non stabilisi, almeno lo spero, non vanno nemmeno menzionate, se no mi rovino la digestione, buonasera e buona trasmissione. Vabbè, diciamo sì, l'abbiamo detto, anche perché l'abbiamo ricordato per dire il concetto.
per esprimere la nostra infatti diciamo che a differenza magari di Osvaldo siamo un po' meno duri nell'esprimere il nostro disappunto, però volevo dire la nostra assolutamente. E vabbè, allora, a questo punto leggiamo anche Benedetto Martorini, altrimenti dice perché Osvaldo sì e Benedetto no. Per me sono polemiche giustificate, siamo in festa assolutamente. Il problema, se vuole, è perché abbiamo talmente distrutto il campionato e vinto con così tanto anticipo che in qualche modo dobbiamo conversare, quindi qualcuno vuole conversare così, diciamo, creando poi questa situazione. Poi c'è Cadello Volo, dice forse si sta dando troppo spazio e che non lo merita, continuate su questo argomento, scelte giustissime quelle di ieri e basta, il merito è il merito di quando si vince o si perde dell'intero gruppo, si è vinto il campionato e va dato merito ad ogni singolo elemento, solo un tecnico può capire come e quando è giusto fare delle scelte, soprattutto se poi queste scelte ce l'ho portato a vincere il campionato, come fare a dire hai sbagliato qualcosa. Penso che sia stato, che sia normale che il mister Pagliuca, dopo aver raggiunto l'obiettivo promozione, voglia dare spazio a chi anche giocando poco ha contribuito a vincere questo campionato. Penso che le polemiche siano veramente sterili e prive di ogni significato proprio. Guardate. Sì. Antonietz che ci fa fare un sorriso, dice mister Pagliuca, il prossimo campionato di B ci porta alle Maldive in Serie A, non Itaca. Cambiamo isola, sicuramente è più lussuosa, le Maldive sono più lussuose. Poi Sabbia B, Marcello che abbiamo visto ieri, abbiamo avuto davvero un piacere enorme di vederlo, dice buonasera a voi tutti, è stato bello, ecco questi B staccati proprio per evidenziare, è stato bello vedervi, feste in campo e anche fuori, i tifosi che amano i colori giallo-blu non si tirano indietro e seguire la squadra sempre, più bella cosa non c'è, forza Juve Stabia, e quindi grazie, d'accordo Marcello. Con lui poi Milano Brinda, ecco qui siamo questa qui insieme a Castellammare, un saluto speciale a voi tutti e a un caloroso mio cugino Massimo e Umberto d'Apice, che abbiamo salutato anche noi. Poi Luigi Di Palma, buonasera, forse erano tifosi che non erano mai andati allo stadio, per questo criticano, poi ognuno la pensa come vuole assolutamente. Luigi Fucito, sinceramente per le prossime partite possiamo anche schierare una selezione di tifosi, se volete una mezz'oretta di qualità sulla tre quarti posso offrirla, al di là della battuta se mi serve, ieri abbiamo messo 90 minuti di applausi senza interruzione. Bravo, dovrebbe essere bravo. Alla Mosti vuole giocare Gigio, alla Piscopo ha detto la tre quarti. Non so, lui ha detto un po' quasi la tre quarti, quindi per questo la tre quarti. Poi Piero Calendo, basta chiacchiere da bar, abbiamo vinto un campionato, il prossimo anno saremo in Serie B, questa squadra va solo lodata e osannata, forse in Stabia da Torino, quindi grazie a Piero. Nello Aiello, forse qualcuno è legato ancora al modulo Pochisci, diciamo, 5-5-5. Poi Luigi Fucito, sinceramente per le prossime partite possiamo, ah questa già l'abbiamo letto, poi ecco Mario Molinari dice fino alla fine da capolista, Giovanni di Nocera, preferisco 2000 stabilesi veri e non 7000 a guardare e criticare la parola, una nota negativa di questa annata è la Givova, e quindi diciamo, non so perché, poi magari Giovanni di Nocera ce lo spiegherà, ce meglio lo spiegare. Sì, sì. Personale. Poi, Luigi Fucito, ieri c'era anche un piccolo store Givova dove c'era una distribuzione maglie, sì. C'è stata anche la distribuzione della maglia anche allo stadio per la prima volta, non ricordo in passato, le pratiche. Non ricordo in passato altre occasioni in cui ci siano state celebrative allo stadio. Prima volta da sud, magari che sia l'inizio poi di un'apertura di uno store, qualcosa che si possa rinnovare. Sì, dovrebbe essere bellissimo. Perché, allo stadio soprattutto sarebbe una bellissima. Anche perché in realtà le abbiamo viste cose del genere. Io ricordo a Cerignola che c'è lo store proprio all'interno dello stadio. All'interno pure qui a Mantova c'è lo store all'interno dello stadio. Sì. Anche a Vicenza, quando siamo andati a Vicenza, ad Arezzo, cioè è solo una bella cosa. No, ma Potenza proprio fuori, non so ricordate, fuori alla Potenza, curva, sì, proprio, bravo, cioè, la curva, sì, e sì. Qui c'è stato per un po', poi con i ragazzi, proprio con Emanuele, i ragazzi della Sud, poi non... Sì, anche se diciamo, se non mi sbaglio, erano più prodotti fatti curva, come dai tifosi. Dai tifosi, sì, per i tifosi, magliette, diciamo, sciarpe, non erano prodotti, diciamo, ufficiali proprio del marchio, però sarebbe stata una buona idea... Secondo me aggiunge tutte e due. Con la B, oltre a quello sul lungomare, potrebbe sicuramente sarà appena Givova ci penserà a questo, perché sarebbe molto attenti a queste cose. Sì. Poi Luigi Fucito che dice: io credo che come stabilisti siamo così abituati a soffrire che anche la vittoria acquisita dobbiamo cercare di prendere.
di intossicarci, di, diciamo, di stare male, ragazzi. Deve stare sul pezzo, sempre su... ragazzi, ma avete capito che siamo in B per la terza volta? Sempre lo dicevo negli anni 90, non ci avevi mai creduto. Assolutamente d'accordo con te. Assolutamente. Lo dicevo anche prima, anche, era difficile prevedere. Lo dicevo anche prima, no? Per fare tante finali perse. Quindi, vabbè, Corrado De Rosa, parlate della festa, invitate tutti a mettere un vestito giallo-blu sugli automezzi, anche motorini. Eh sì, il discorso della festa, quando sarà il 27 di, diciamo, di aprile. 7 aprile. Poi sì, bisogna sapere i dettagli più specifici, poi li sapremo. Vale Molinari, se qualcuno vuole criticare, vada a pescare, ma non allo stadio, quando ora siamo a festeggiare. Anche io volevo vincere, ma intanto sono gli altri a rosicare, forza Stabia. E come non dare ragione a Mario? Rosario Santanino dice: se vi annoiate, andate a vedere il basket. E questo è un altro pensiero. Vendiamo anche il basket, andate a vedere il basket, andate a vedere un'altra cosa, cioè, così, però diciamo il basket, c'è anche le freccette, c'è la voce. Il curling. Poi Guglielmo Marciano dice: parliamo di cose serie. Quando viene sorteggiato il calendario della Supercoppa? Fine campionato finito, dovrebbe essere. Meno così, io non dovrebbe essere sorteggiato. Diciamo intorno a sì. Ma quelli che criticano, finisce il campionato, saranno presenti a Mantova e a Cesena. Ecco, Guglielmo dice: ma Daniele, tu ci sarai presente a Mantova? Sì, certo. Cioè, sempre se non è che te le scende a Castellammare, dipende se è a Mantova o no. Ma visto che magari... Daniele sta a Mantova praticamente, ma questo Mantova, Daniele, come gioca questo Mantova di Bossanfini? Allora, lui l'ultima partita ha giocato a tre in difesa. Sta giocando ultimamente a tre in difesa con i tre attaccanti e i quattro centrocampisti. Inizialmente Bossanfini giocava con un po' similare a Pagliuca come modulo di gioco, a differenza che lui giocava con i tre esterni d'attacco, con i due esterni d'attacco e l'altro 4-3-3 classico. 4-3-3 classico alla De Zerbi. Nelle ultime partite si è messo a tre dietro, forse starà provando qualche cosa di nuovo. Il Mantova gioca bene. Ho visto qualche partita così. Mantova ha perso l'ultimo, Le ultime due. Invece abbiamo pareggiato. Troveremo parecchi supporter del Mantova arrabbiati. No, facciamo sempre la battuta. Noi ci lamentavamo che a Castellammare non fosse imbandierata, ma Mantova non c'hanno pochissime bandiere sui balconi. La mia c'è. C'è anche quasi della Juventus con la tua, quindi no, però gioca bene. Però devo dire la verità. Io ricordo Padova Mantova, pazzesca. Cioè, ho visto quella partita 0-5, una partita stratosferica. Ho visto altre due o tre partite che ti dico la verità, giocano bene, però noi giochiamo meglio, secondo me. Noi giochiamo più aperti, mentre non giochiamo aggressivi, non diamo possibilità agli avversari hanno anche comunque dei buoni interpreti in mezzo al campo, forse non proprio giovanissimi in alcuni, però qualità. Stasera volevo ringraziare e salutare anche Cipazza, quindi da una parte passiamo all'altra, che abbiamo visto fuori lo stadio prima della partita, quindi anche lui è venuto un po' a festeggiare un po' questa promozione, però ricordiamo sempre il suo impegno, no, per Castellammare, per la promozione della cultura in generale, per gli spettacoli, non solo teatro ma tante altre cose, cioè quando si tratta di creare, diciamo, attenzione sulla città di Castellammare a 360 gradi, lui c'è sempre lì lo suo zampino pronto a lavorare. Diciamo che venerdì si chiude il suo cartellone, uno dei tanti cartelloni che ha attivato in questo caso di spettacoli teatrali, altre situazioni. Ricordiamo che venerdì, se volete, il 19 aprile ore 21 al Teatro Supercinema c'è Gene Gnocchi, che la prima volta viene a Castellammare al Teatro Supercinema, ed è direttore artistico, vedete sta scritto Cino Massa, c'è anche una bella info con il numero di telefono se volete chiedere informazioni, magari se volete acquistare i biglietti, se non ricordo male dovrebbe essere un po' tutto esaurito, però una telefonata io la farei, magari qualcuno si sbocca qualcosa. E diciamo, questo dice basta truffe agli anziani, truffe a tutti. Sappiamo un po' la satira di Gene Gnocchi, che è un po' diciamo, particolare, no? È molto graffiante, soprattutto. E quindi sarà una serata magari
di divertimento dove poter trascorrere un po', diciamo, una serata diversa, ecco, quindi non pensando magari al pareggio col Crotone, pensando invece alla vittoria della Juve del campionato. Strano, sì. Poi io volevo leggere anche un altro messaggio, perché fra tanti messaggi che mi arrivano è arrivato anche un messaggio sul, diciamo, ecco, sulle nostre mail, volte, devo dire la verità, che è arrivato questo messaggio da parte di un tifoso della Juve Stabia, un certo Giuseppe Mollo, che quattro giorni or sono, quindi il 12 aprile, prima che giocassimo con diciamo, ecco, la partita con il Crotone, ma dopo aver fatto la puntata di Juve Stabia Live, ricordi che tornerà Juve Stabia Live ancora una volta giovedì, ancora una volta in modalità remota, ma comunque cercheremo sempre di darvi informazioni, ci sarà sempre il collega di Francavilla, cioè noi la nostra linea editoriale la porteremo sempre avanti con tanti ospiti, saremo sempre qui a parlare di Juve Stabia, anche se, diciamo, il campionato di fatto è concluso, se vogliamo dire, per la Juve Stabia. Dice, cioè, buongiorno, sono nato a Castellammare di Stabia il 24/10/1938, quindi lui sicuramente si ricorderà tante cose. Vivo a Roma dal 28 dicembre del 1964, quindi molto preciso. Che bella data. No, ho capito? Che bella data. Che bella data. Ah, è 28 dicembre, perché bella data. Allora, un anno prima, 28 dicembre. Ma lui diciamo che è da 64, quindi un anno prima che nascessi tu è andato a Roma. Quindi proprio... No? Quindi, recentemente, sì, proprio recentemente, ieri. Sono qualcosa in più di un tifoso della Juve Stabia per i seguenti motivi: uno, sono stabiese; due, la prima partita a cui ho assistito a Menti è stata Stabia Benevento 2-1 autunno 1947, quando è nata mia madre. Ho militato nel vivaio, adesso cantera, dei giovani anni 50-55, meritoriamente gestita dal signor Salvatore Russo, tabaccaio di Piazza Ferrovia. Adesso c'è una pescheria della squadra Grezar, tale nome mutuato dagli 11 componenti del Grande Torino, con cui il signor Russo intitolò 11 squadre per quanti erano i titolari dopo la tragedia di Superga del 4 maggio 1949, in ritorno da Lisbona. Ho assistito allo stadio, quindi questa è la quarto punto, ho assistito allo stadio Adesso Franchi di Firenze all'incontro di Spareggio con il Foggia del 17/6/1951, risultato 2-0 per lo Stabia con due gol di Ceresito. Prima promozione in B. Playoff 2010-2011, Atletico Roma, Juve Stabia 0-2, con gol di Molinari e Corona allo stadio Flaminio di Roma, quindi stando a Roma ha potuto vederla tranquillamente. Poi Juve Stabia Vibonese 2-1 in data 20 aprile 2019, per ultima promozione in B. Ultima partita a cui ho assistito, Tribuna Montefaito, Juve Stabia Audace Cerignola 4-0, era il 3 febbraio 2024. Mi scuso per la corposità della presente lettera, ma devo sottolineare l'eccezionalità dell'impresa, che non trova precedenti nel calcio italiano, sia per le limitate disponibilità economiche impiegate, ma soprattutto per l'incommensurabile dedizione e professionalità profusa da tutto l'organico, nessuno escluso, il cui ultimo atto si è materializzato lunedì 8 aprile in quel di Benevento al Ciro Vigorito, con il pareggio 0-0. Grazie per l'eventuale ospitalità. Grande Juve Stabia, cordialmente. Bello leggere questo messaggio. Bellissimo. Diciamo la bella storia che... gialloblè. Sì. Lunga. Non ci dice Giovanni quanti anni? Aspetta, no, quant'è? No. Non ho capito, non lo seguivo. No, Giovanni, perché era dell'età di quando è arrivato. No, diciamo che abbiamo potuto ascoltare della parola del nostro direttore. Credo una delle poche memorie storiche di cui c'era. Qual è la data di nascita del signor Mollo? 38, se ho capito. 38. 86 anni. Da 86 anni, sì. Ed è venuto allo stadio, quindi è venuto a vedere questa specie di Iola. A questo punto io dico, se ce la fa, anche qualche altra partita in Serie B. Sarebbe bello rivederlo col Picerno. Magari col Picerno. Potrebbe essere una cosa da far arrivare anche alla società Juve Stabia, che è stata molto attenta. Per esempio è stato anche il tifoso del Taranto, è venuto qui proprio per la gara, purtroppo a porte chiuse, venne il tifoso del Taranto, e quindi adesso famoso, non ricordo il nome del signor, del tifoso storico del Taranto, che ha fatto scalpore, che sì, forse il signor Carmine, che ha fatto scalpore in Italia per quel messaggio emozionante, perché pensava allo stadio chiuso per 3 anni a Taranto e lui doveva andare a Teramo e non poteva andarci più, e lui che ha visto tutte le partite del Taranto di tutti gli 80 anni e passa, che forse anche 90, quindi veramente bello. Vediamo se magari lo riusciamo a far avere alla società, potrebbe essere interessante avere anche questa bella presenza allo stadio. C'è Francesco Trambolo che dice: Daniele, come stai, bello?
diciamo, rimarca un grande B, un grande B bello, almeno 4, almeno 3, ecco, le 3 dei 13 anni. Esatto. Poi c'è ricordavamo bene, ricordavamo bene signor Carmine di Taranto, il tifoso 84enne, sì. Ah, okay. Al 86, quindi un piacere per tutti noi conoscerlo da vicino. Sì. Poi, continuando ancora, gli USAB nel cuore, gli amici di USAB nel cuore, a parte apprezzare la meravigliosa maglietta di Daniele, ci teniamo a ribadire una cosa che abbiamo scritto, che è un po' off topic. Noi siamo la USAB, contrariamente a quello che qualcuno forastiero crede e vuole imporre. La nostra identità va difesa. Vabbè, diciamo che è chiaro, noi siamo Castellammare, come possiamo dire. Io, quando molte volte scherzosamente chiudiamo la fine, c'è cioè, chi dice forse di Vestabbia, chi dice Stabbia, chi dice di Vestabbia, chi dice Menti, chi dice Vespe, chi dice Gialloblè. Comunque in Castellammare. Castellammare. Poi, fra l'altro, io volevo anche evidenziare, qualcuno poi ci schernisce, Gialloblè, tutto attaccato e non è una parola italiana, assolutamente, è una parola che identifica nostro essere, è un segno distintivo, esatto, distintivo, che come essere di Verona e altre formazioni. Noi siamo in giallo blé, esatto. Come si, noi la scriviamo come si dovrebbe scrivere in francese, giallo bleu. Questa è un'altra cosa, sì. Perché non voglio fare lezione, perché è bello vedere sui social che poi le persone si divertono. Allora, la USAB non è una vespa, no? Le vespe è anche un altro modo di chiamare, no? Ma perché, diciamo, con le strisce orizzontali può sembrare una vespa, no? La USAB, la maglietta, cosa? Per questo nacque questo termine. E quindi, diciamo, vabbè, diciamo, lascia il tempo che trova chi vuole fare il professore, che sarà in carta, poi vedere, vengono da altre piazze, da dire, però è bello vedere questa situazione, no? Si appellano su tutto per, diciamo, per schernirti. La gelosia è tanta. È tanta, dai, fa male. E io come sono contento di vederli così gelosi. Ci scrivono anche in altre piazze, ma direttore. Non ho capito? No, ci scrivono anche da altre piazze, ci fa piacere, c'è qualche messaggio dalla nostra gloriosa piazza del calcio nazionale che ci chiede anche qualche cosa in produzione futura playoff, visto che saremo spettatori. Ecco qua, sì, sì. No, ma poi l'altro, Mario l'abbiamo letto alcune volte, se non mi ricordo. Sì, no? Sì, ah, mi sembra che già l'abbiamo letto. Ciao a tutti, complimenti per la vittoria del campionato, il Catania può vincere i playoff. Io dico, Mario, che i playoff sono una lotteria, li vince chi arriva meglio. È vero che secondo, terzo, quarto posto, diciamo, ecco, queste situazioni danno magari un vantaggio in più, una possibilità di respirare diversamente in alcune situazioni, però diciamo che è la voglia. Mario, il Catania entra da quarto eventualmente, sì. Cioè entra con le quarte, con le terze, addirittura forse con le quarte. No, con le quarte. Con le quarte, con le quarte. Non vorrei sbagliare quello qua. Alta due turni, no, forse tre turni, addirittura. Con le terze entra, sì, con... Nei quarti di finale, vabbè, comunque salta dei turni. Allora, saltano i gironi, quelli dei gironi. Esatto, entrano le terze. Mario Carnazzo poi ci saluta e dice: intanto, grazie mille, grazie a te, Mario, per il tuo messaggio. Ringraziamo lui. Ecco, poi Johnny di Capua dice: abbiamo lodato tanto la nostra USAB, ma ora, se mi permettete, voglio lodare anche voi per tutte le notizie che ci date e per la vostra grande professionalità. Grazie Giovanni, grazie a te. Grazie Giovanni. E noi ringraziamo te, ma anche il corno, anche il corno. Un corno da serie B l'anno prossimo. Mamma mia. Poi Massimiliano Annalisa Giordano che dice: per quanto riguarda la storia della Givovo, da dire anche qualcosa. L'unica cosa che si salva è la commessa, che è molto gentile. Però vale che aggiungi qualche altra cosa. No, avere paura, diciamo, a leggere questa cosa. Ma non si può aspettare più di 2 settimane per avere una maglia personalizzata, perché lo store non ha il macchinario per stampare. Addirittura le inviano allo stadio, poi è mai fornito. Non vedo la tuta ufficiale, non vedo le calze che vengono utilizzate per la gara. Lo scorso anno ho aspettato 3 mesi per la tuta, nel frattempo è arrivata la primavera, Vabbè, diciamo che questo è un messaggio che è buono che l'abbiamo letto, perché anche per dare un messaggio alla società. Io penso che nel percorso di crescita Massimiliano non è il primo che nota questa cosa dello store. No, confermo, perché molti amici che sono andati allo store dicono la stessa cosa. Vabbè, diciamo che tutto sommato possono essere anche messaggi positivi, tra virgolette, per dare maggiori input ancora alla Givò, che noi comunque parliamo di un brand
Mario lo sa, è un brand internazionale, quindi non è che si può, non si lascia manco sfuggire queste, queste critiche che sono ovviamente dal punto di vista positivo, perché ovviamente si pensa sempre di essere, diciamo, costruttive, come diceva Daniele, quindi di dare sempre segnali positivi a chi con la serie vuole. Produzione diversa anche, perché la richiesta aumenterà in maniera abnorme negli anni scorsi. Ma c'è Federico della Palura che dice: ragazzi, la nostra nave vincente per le partite al nord sarà Caterina. Assolutamente sì, facciamo molto affidamento. Facciamo molto affidamento. È battuto Caterina. Poi Antonio Esposito dice: allora, Antonio Esposito, leggiamo. Buonasera a tutti. Questa squadra sarà la storia. Mai visto una squadra così giovane vince un campionato in un girone così duro? Sì. Assolutamente. Poi Giambino Cucina ancora sbeffeggia un po' i tifosi del Benevento. Se senti Benevento chi canta alla Sud, da quando abbiamo giocato hai perso sempre la Serie B, questa la vedi dalla TV, ci salutiamo, adesso non ci vediamo più, e questo è il coro, questo è uno dei cori, Mario. È il coro, grande Giampino, grande altro, Giampino. Ieri la, diciamo, la coreografia riprendeva un po' due giocatori dell'Avellino e del Benevento che stavano ai lati, che stavano lì a guardare quasi dispiaciuti di quello che stava succedendo. Sì, questo coro un po' ricorda Argentina-Brasile, non so se ricordate il coro, ci senti Benevento, sì, non ci vediamo più, sì. Ci si vede più in là, magari più su. Allora, poi dice Fabio anche, dice che è bello non consultare quest'area, il regolamento di questi playoff, che io definisco le forche caudine, assolutamente. Ricordiamoci, poi, sono squadre a questi playoff, Mario: Triestina, Padova, Perugia, Pescara, Avellino, Benevento, Casertana, Catania, cioè, proprio... ne ho ricordate alcune, ma ce ne sono anche altre, quindi alcune sono anche in via di definizione, quindi bisogna ancora vedere che succede. Poi c'è Mario Carnazza che ci fa un aiuto, c'è un augurio, dice: dovete vincere la Supercoppa di Serie C per onorare il Sud Italia. E magari Mario la vogliamo mettere, ma la metteremo tutta. Ha vinto la Coppa Italia, sarebbe bello anche il girone C che vince la Supercoppa. Significa davvero che quel girone, diciamo, è più difficile forse anche da affrontare. La vinciamo a Mantova, la vinciamo. Esatto, così ecco, dove andare a festeggiare eventualmente. Amici, io però sono oltre il tempo limite. No, noi ci fermiamo un attimo, Mario. Noi ci fermiamo un attimo. Mi saluto ora proprio prima dell'assist. Sì, ti facciamo salutare, quindi effettivamente. Poi noi continuiamo con l'assist, perché poi abbiamo solo un po' le ultime schede, no? Risultati, classifica, il prossimo numero, giusto per vedere un po' che cosa succede e soprattutto magari qualche altra nostra piccola considerazione, e poi la chiudiamo qui. Mario, grazie, vedi che sei stato con noi. Io voglio solo dire un'ultima cosa: forza Stabia, perché dopo ci sarà magari qualche messaggio che potrei leggere, perché ci sono anche delle polemiche su questo. Noi siamo Stabia, quindi non ci interessa, i suffissi sicuramente è importante, siamo la Juve Stabia sta facendo oggi quello che sta facendo, però non ci dobbiamo pensare a quel suffisso con situazioni di altre squadre, di altre anche se Daniele l'altra volta aveva un parere Stabia. Infatti lo vedo molto perplesso da questo punto di vista. Quindi Daniele a questo punto no. L'altra volta ti ha fatto capire il suo parere. Allora, noi siamo nati come Juve Stabia. Ma io e te, Daniele, perché siamo dell'80. Juventus Stabia. Noi siamo nati come Stabia 1906, cioè Stabia, cioè quello è il vero suffisso. Poi siamo passati a Juventus. Ma ci sono state varie evoluzioni, varie associazioni di nomi. No, ma non c'è polemica. Il discorso è che a me dispiace. Siamo la Juve Stabia, non ci piove su questo, ci mancherebbe altro. Però non ci interessano le altre piazze, cioè non ci interessano le altre realtà, le altre serie. Noi lo siamo per quello. Poi chi c'ha anche un altro tifo per altre categorie, non bisogna mettere, anche per chi difende il nome Juve Stabia, non deve mettere in mezzo quello perché tifa magari per la Juve. È questo che voglio dire a tutti, non a te Danilo, lo dico in perché mi sono piaciute delle cose viste, perché è chiaro che se c'è qualche giornalista oggi che parla magari da Napoli o da altre piazze, dice no, quella è la Stabia, perché la storia dice questo,
per me, io sono, forse sono esagerato in questo, per me Castellammare di Stabia, il vero nome di Castellammare di Stabia è Stabia, da sempre, non a caso avete messo quel nome al gruppo, quindi, quello è il discorso, quindi per me è Stabia, Castellammare poteva essere una parte di Stabia, però comunque è una polemica vecchia questa, lasciamo stare, la lasciamo ai posteri. Un abbraccio e ciao a tutti. Ciao Mario. Ciao, Mario. Ah, ciao, ciao, Mario. Ciao, poi intanto ci fermiamo con la pubblicità e torniamo qui dopo, subito dopo. Il gioiello dei tuoi sogni, l'oggetto prezioso per ogni occasione, l'orologio dei tuoi desideri. Vieni a scoprirli da noi, alla gioielleria Antonio Ferrentino, via Marconi 68, Castellammare di Stabia. Telefono 081 871 5346. Antonio Ferrentino, e il tuo sogno diventa realtà. Desideri gustare un fantastico panino? Un'ottima pizza o scoprire una braceria dove assaporare carni di primissima scelta? Apprezzare la bontà della cucina italiana e in particolare quella romana? Sonny's Risto Pub e Pizzeria offre una vera e propria esperienza culinaria, con la garanzia che i prodotti utilizzati per le preparazioni gastronomiche saranno accuratamente selezionati. La carta dei vini, i dolci della casa e la selezione delle birre incontreranno i gusti di tutti. Il nostro servizio da asporto sarà sempre efficiente, consentendoti di gustare le nostre specialità direttamente a casa tua. Ci trovi a Castellammare di Stabia in via Bonito 19, telefono 081 198 18030, cellulare 331 6170 731. Siamo anche su Facebook e Instagram. Sonny's Risto Pub e Pizzeria, la tua scelta di qualità. Parlare, lavorare, scrivere, si dice comunicare. Il centro assistenza più all'avanguardia per smartphone, iPhone, tablet, iPad e tutto il mondo della telefonia high-tech. Efficienza e rapidità, i nostri punti di forza. Riparazioni in 24 ore, sostituzione display in un'ora, salvataggio dati e aggiornamenti software per ogni tua esigenza. Veloci, cortesi e sempre al tuo servizio. Anche vendita gadget per cellulari, consigli utili e una guida completa per non rimanere mai senza parole. Comunicare a Castellammare di Stabia, via Regina Margherita 184, 081 870 1989. Comunicare 3@virgilio.it. Eccoci qui a leggere le ultime schede con diciamo, dei risultati classifiche del prossimo turno. Ecco, questo è il risultato della 36ª giornata con Monterosi Duscia Giuliano 3-1. Ecco, Monterosi Duscia un po' rilancia le ambizioni per poter almeno disputare i play-out. Poi Brindisi Sorrento che ancora vince 2-0 contro un Sorrento che è andato lì un po' a fare la passeggiata. Ecco, discorso magari c'è un po' di rilassatezza dopo quasi aver conquistato, no, quasi. Se non sbaglio, ha conquistato la permanenza, la permanenza in Serie C. Poi Potenza Foggia 0-3. Questo fa saltare ancora il banco con diciamo, l'allenatore esonerato a Potenza, anche direttore sportivo. Quindi, diciamo, nelle ultime giornate c'è un po' di coda polemica a Potenza. Che ha fatto, poi vedremo la classifica. Si mette davvero una posizione molto, molto a rischio. Casertana Picerno 2-1. Quindi, la vittoria ancora della Casertana che continua questa striscia positiva. Latina Turris 1-2. La vittoria che serviva alla Turris per tirarsi un po' fuori dalle sabbie mobili. Anche se poi dopo la vittoria del Catania l'ha riportata di nuovo in una zona, diciamo, lì borderline, però serviva questa vittoria perché poi per dare un po' di speranza ai corallini. Poi a 12 Cerignola Vittus Francavilla 3-0, Catania Messina 1-0, grandi polemiche su questa partita per il rigore concesso al Catania, con il quale poi è riuscito a vincere la partita, però dobbiamo dire che poi il Catania comunque ha fatto anche altre, ha avuto anche altre occasioni con Fumagalli sugli scudi, se non mi sbaglio ha preso anche un palo il Catania, quindi diciamo è stata una partita abbastanza vibrante e quindi al netto diciamo dell'episodio che ci può stare come non ci può stare, però comunque diciamo che il Catania ha dimostrato di volerla vincere questo derby, Poi Monopoli Taranto 1-2, una vittoria del Taranto con un eurogol dalla
lunga distanza, no? Giovanni, ne parlavo proprio ieri. Da centrocampo, praticamente. Sono gol che raramente si possono vedere in questa categoria. Però voluto, no? però voluto e cercato. Sì, si è cercato. Vero. Poi quest'anno è Crotone, diciamo 1-1, e poi Avellino Benevento 1-0 con il gol di Sgarbi, 83esimo, giusto se non sbaglio? Sì, diciamo nei minuti finali, che in questo momento permette ad Avellino di aver vinto la data di ritorno con il Benevento e di mettersi a questo punto al secondo posto con più 3, ma che diventano poi più 4, perché in caso il Benevento arriva a pari punti con l'Avellino, in virtù del doppio scontro, ovviamente passa l'Avellino sempre come seconda. La classifica recita: Juve Stabia 75 punti, segue l'Avellino a 66, Benevento 63, Casertano 61, Taranto 59. Fra l'altro, bisogna ancora sapere un po' questa penalizzazione che si farà, non si sa questo. Poi il di 4 punti lo vedete in classifica. Poi Piacenza 57, Giugliano 52, Latina 51, Crotone 49, Foggia 48, Audace Reggiano 47, Sorrento 45, Messina 44, Catania 42, Potenza 41, Turris 40, quindi se la zona calda, Monopoli 39, Virtus Francavilla 33, Monterosso Duce 31, Brindisi 24 con 4 punti di realizzazione. In questo momento il playout non si farebbe, ma si farebbe solo Monopoli Virtus Francavilla, meglio sì. Non è che non si farebbe, si farebbe sì. Solo Monopoli Virtus Francavilla, sì. Perché ci sono 9 punti fra Turris e Monterosso Duce. Vedete il Catania, che prima era una zona davvero difficile, si è tirata, no, dico fuori definitivamente, ma ha messo questi due punti. Un passo avanti. Mentre invece in Potenza sta lì, ecco, a 41, ed è davvero borderline. Per quanto riguarda il prossimo turno, sarà la 37esima, quindi la penultima giornata di questo campionato, si gioca tutti quanti, giocano tutti quanti domenica, tutti quanti alle 20, una cosa, diciamo, inusuale per questo campionato di Serie C. Non è che si inizia, c'è Messina Potenza, poi Benevento Latina, Crotone Monopoli, Foggia Audace Reggiano, Giugliano Casertale, Piceno Brindisi, Sorrento Catania, Taranto Avellino, Turris Monterosso Duscia, Virtus Francavilla, Juve Stabia. Ecco, oltre ovviamente la Juve Stabia, che cosa Taranto, Taranto Avellino e anche Giugliano Casertana. Anche Giugliano Casertana, secondo me. Sì, diciamo anche il bel derby. Sì. Daniele, che vogliamo dire in chiusura di questa puntata, di questo, diciamo, collegamento? Ovviamente c'è una settimana ancora lunga per preparare questa gara, però il mister è stato chiaro, anche con il Francavilla ci sarà un ampio turnover, e magari chi adesso è subentrato con la partita con il Crotone è subentrato come giovane, magari partirà da titolare, e chi invece è iniziato da titolare diventerà, diciamo, un po' la riserva, quindi per far capire che continuerà ancora su questa falsa riga, sul diciamo ringraziare tutti per quello che hanno fatto in questa stagione. Guarda, io ti dico la verità, io farei giocare di nuovo Signorini in porta. Sì. Ovviamente ci sarà la staffetta tra Bellici. Ma Signorini in porta perché, per il discorso dell'errore di Matteo, o per dare spazio anche a Signorini? Per tutti e due. Quale sarebbe la tua logica? Per tutti e due motivi. Per tutti e due. Sia per dare spazio a lui che non ha giocato, e anche perché è brutto togliere un portiere dopo un errore, nonostante tu abbia già raggiunto il tuo obiettivo, che è quello della promozione. La Juve Stabia farà la sua partita come al solito, come ha fatto col Crotone in casa, quindi dobbiamo stare rilassati, perché l'obiettivo l'abbiamo raggiunto, difficilissimo, a 3 giornate dalla fine, e non tutti ci riescono, tant'è vero che Mantova e Cesena, 2 corazzate, hanno vinto quasi allo stesso punto nostro, e questo è tanto dire, in un girone che secondo me il girone C è il più difficile di tutti e 3 i gironi. Sì, sicuramente, diciamo che per concentrazione di squadre ambiziose che hanno investito tanto, io ne faccio soprattutto un discorso ambientale, Mario. Sì. Perché non è facile andare a giocare a Catania, a Crotone, ad Avellino, a Benevento, a Caserta, mentre nel girone settentrionale giocare a Trento, a Legnano, con l'Albino Leffe, sono ambienti un po' più soft, diciamo, molto più soft. Quindi non è facile, il nostro è un girone difficilissimo per tanti motivi, per le squadre che ci sono e per gli ambienti che si creano. Se voi pensate al girone d'andata a Crotone, cosa abbiamo subito tra primo e secondo tempo, vi fa capire tanto della nostra difficoltà. Sì, sicuramente si vive il calcio in maniera un po' diversa rispetto ad altre realtà, soprattutto del Nord Italia. E poi, fra l'altro, la Serie B l'anno prossimo
sarà, diciamo, ecco, una campionato più attenzionato a livello di forze dell'ordine, di, sì, diciamo, di sorveglianza, e quindi penso che è meglio tirarsi fuori da questo inferno, che può essere un po' la Serie C, che sì, è professionismo, ma siamo lì lì per non considerarlo poi tale, così, come professionismo. È un professionismo tendente alla serie minore, al dilettantismo quasi. Esatto. Ma il problema è che in Serie C, anche dal punto di vista dell'ordine pubblico, vedi quello che ci hanno fatto a noi col Taranto, in Serie B è quasi impossibile che succeda una cosa del genere. Abbiamo visto la partita Cosenza-Catanzaro, cosa è successo, il Catanzaro, il Cosenza la domenica successiva hanno giocato tranquillamente in casa loro e con, sì, i tifosi, quindi è diverso proprio l'approccio, la cassa di risonanza, sì, è diversa. Capiglione Francesco dice: Daniele Longo è tifoso della Salernitana. Mario, per favore, leggi questo commento. Abbiamo letto, allora, Francesco mi ha tolto la salute. Io non ero ansioso, l'ansia me l'ha fatta venire lui. Sei messo a votarlo, mamma mia, tutti i giorni. Siamo morti, infatti se la ride, mi lascio una bella risata. Lo saluto perché è un amico. Daniele, io ti consiglio di preparare casa, perché se è Mantova noi veniamo lì, quindi già i miei amici del gruppo WhatsApp. Ciao. No. grazie Daniele, grazie a tutti, grazie quanti a voi, grazie ragazzi, a Natale, grazie a Giovanni, piacere. Grazie a tutti, direttore, un saluto a Daniele. Ciao Daniele. Francesco, mi piace, mi auguro che il prossimo anno ci sia un ravvedimento da parte della curva sulla questione Fidelity. Quindi, diciamo, tocchiamo un tasto su cui io non voglio, diciamo, esprimermi, perché sono cose, diciamo, di tifosi, di class, su cui io non riesco, diciamo, ecco, a intervenire. Sono cose loro. Penso che sia giusto che se la gestiscano loro, come meglio credono. Però è da apprezzare, la coerenza che hanno. Che è giusto, sì, che sia così, sì. Poi merito a loro, perché anche Morris si ricordava che nel 2011, 12 e 13 si parlava sempre bene della tifoseria di Castellammare, anche all'epoca, quindi è, sì, sempre stato un percorso di crescita a migliorare sempre. Certo. Noi chiudiamo questa puntata del Pugile Stabiesi, ricordate che però giovedì alle 20:30 saremo ancora in onda, quindi giovedì sarebbe dopo domani. Tra poco, siamo pure mezzanotte, possiamo dire domani quasi. Sì. Ringrazio, ripeto ancora una volta, Natale, Giovanni, Daniele per essere stato con me, diciamo, in tutta questa puntata. Tutti quelli che hanno lasciato i messaggi, penso di averli letti tutti questa volta. Se ho saltato qualcuno, me ne scuso, perché magari mi sarà sfuggito, perché siete sempre tanti e questo è davvero bello per noi. Noi chiudiamo questa puntata con il solito urlo. Forza Vespe, grazie Daniele, buonanotte, grazie Daniele, grazie. Io ringrazio sempre voi per l'ospitalità, no, e mi fa un enorme piacere condividere con voi questa malattia. Che non tu oramai sei finito nella rubrica del mio cellulare, infatti, ho detto tutto, io sono tutti lui. Era meglio che non ci finire, Daniele. No, è un piacere. Ciao Daniele, buonanotte. Buonanotte a tutti. Il pungiglione sta bene.